Per i bellissimi di Polignani avremo dopo la diretta. Non dimenticate di recuperare tutti i nostri video e le nostre dirette e ricordate che l'appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 11. Buona giornata a tutti. Oh, è andata in pausa. La luce com'era? Fredda e triste come il tuo cuore. Dai, sono a fuoco? Sì, sei a fuoco, non preoccuparti. Vai sciallo, vai tranquillo. Dov'è la truccatrice, porca miseriaccia? È andata a comprare una triglia al mercato del pesce, così facciamo una bella grigliata. Eh? Il mercato del pesce. Vabbè, sarà. Facciamo un'altra? Bah. Sì, aspetta che c'ho i crampi ai piedi, quindi... Non è così facile questa posizione. Dai, su. Ci tocca fare peccampava. Veloci. Da questa cosa sembra più che sto pregando, però. Viene una che per noi, allora. Che va bene. Forza, muoversi. Parrucca? È una parrucca. Bene. Non l'avrei mai detto. Ciao. Vabbè, ragazzi, anch'io vado. Ci vediamo un attimo. Devo andare in un posto. La lattuga? Una cosa. Una cosa. Una cosa schifosa. Sì, però se il regista va in bagno, siamo qua, inginocchiato, fa male le gambe, vabbè. Qualcuno può venire a dare una pulita per terra, per favore? Non si può. Ehi! Tutti se ne vanno. Regia, trucco, suono, luci, va, c'è più nessuno. Tra 5 minuti bisogna riprendere. Stiamo qua ad aspettare che il tempo passi. I bellissimi di Polignani. Saranno bellissimi. Speriamo. Almeno questo. Io bellissimo lo sono. Buongiorno a tutti e bentornati sui bellissimi di Poli... Oh, finalmente siete tornati! E allora siamo in diretta, ok? Regia, ok? Pronta? Buongiorno a tutti e bentornati sui bellissimi di Polignani. Ormai questo appuntamento mattutino delle 11 su Twitch e Facebook... Oggi con noi abbiamo il meraviglioso Pino Cuozzo di Capofino. Buongiorno a Ciao, tutti. Pino. Caffè obbligatorio per forza di caffè, cose. Caffè, ci sta, ci sta, caffè. Ci sta. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno con la marca, visto che sappiamo che sei. Buongiorno a te. Visto che sappiamo che sei oggi attaccato dei poteri forti per poter dire Lavazza. Oggi è Lavazza. È chiaramente oggi è Lavazza. Oggi sono su un classico, sono commerciale. Però, quando comunque non siamo retribuiti, se posso consigliare, cercate Castorino. Castorino spacca. No, ok, torniamo Castorino. A noi. Castorino. Poi te ne porto io qualche... Castorino. Te ne porto io un po' quando ci vediamo, Corrado. Quando perché finalmente ci potremo vedere. Lo mettiamo qua dietro da qualche parte. Ecco, sì. Guarda, tu vai proprio dritto al nocciolo della questione. Sono sintetico. Sei una persona di marketing, no? Di comunicazione, quindi è naturale che non tu vada un al nocciolo. Vanto, visto che siamo siamo le iene del settore, però noi in realtà siamo i tramiti tra le iene, dico noi perché comunque anche noi come Polignani facciamo anche un po' di marketing e comunicazione, quindi siamo i tramiti tra chi effettivamente è la iena e chi poi invece acquista, no? esatto. Quindi è giusto andare subito al sodo. Il sodo della questione è, ma gli eventi dal vivo riguardanti il nostro settore, che futuro avranno? Allora, dal tuo punto di vista, perché tu comunque ne hai organizzati nella tua vita, quindi dici un po' chi sei. Ne stavo organizzando prima di questa situazione.
La mia fortuna è che molte delle cose che avevamo in cantiere, io ho per anni ho collaborato con Pescara Comics, tuttora collaboro con Taranto, collaboro col Ponte Comics, con varie realtà, dalla grande alla piccola, tipo Pescara. Io ringrazio anche i ragazzi, tra parentesi, vi saluto, che probabilmente sono Ciao. Online. Ho fatto un intero percorso con loro, da piccolissimo fino a 2 anni fa, fino a quando abbiamo avuto praticamente il tappo di persone, perché io poi sono dell'idea che queste collaborazioni è giusto anche che vadano fino a un certo punto e poi si evolvono, cerchi nuovi stimoli, tutto il resto. Ultimamente io mi ero specializzato in altri tipi di eventi collegati all'università e a dei brand, quindi in realtà posso dire in maniera un po' egoistica che forse un po' mi sono salvato la pellaccia, perché io non vorrei essere assolutamente nei panni di chi organizza in questo periodo, perché non è facile. Io parlo spesso con amici dal Napoli Comico, tipo saluto Roberto Policastro, ciao, tutta questa gente qui, saluto i ragazzi di Taranto Comics, tutto il resto, perché immagino che in questo periodo la situazione non sia delle più facili. Chiaro. Cosa succede? Succede che in realtà fino adesso quello delle fiere che veramente stavano vivendo una fase particolare, perché negli ultimi 10 anni sono completamente esplose, cioè veramente è stata una roba allucinante, perché la cultura pop, la cultura nerd è diventata pop, diciamo, questa evoluzione l'ha trasformata in varie declinazioni in una roba che praticamente quasi ogni città aveva la sua fiera, evento, se non addirittura 2, se non 3 in alcuni casi, ora che ci penso. E cosa succedeva? Quindi succedeva che un po' tutti tentavano di entrarci dentro, chi tramite fondi privati, chi tramite fondi statali, chi tramite l'appoggio di editori e tutto il resto. Quindi ci siamo trovati a un certo punto che c'era questo enorme tappo di eventi, di fiere, e poi di converso, nello stesso momento, ci siamo trovati anche che c'era l'inizio di qualche fase calante, ovvero qualche fiera che iniziava a dire ok, non ce la faccio più, stava maturando il settore. Secondo me questo arrivo del coronavirus in realtà ha reso più complessa questa cosa, perché ha picchiato forte nei denti anche di chi magari aveva buone intenzioni, però non aveva ancora la forza per sostenersi. Quindi cosa succede? Succede che poi ora, io non vorrei essere polemico neanche a livello politico, ci proverò nonostante io abbia il mood critico e polemico, cosa succede? Succede che ti trovi in una situazione in cui indubbiamente il virus non è ancora sconfitto, non è sconfitto per nulla, ti trovi con lo Stato che in realtà vede questo settore come un settore molto pericoloso, come una bomba a orologeria, perché parliamoci chiaramente, mettiamo che da un giorno all'altro dicessero fate quello che volete voi, e ti trovi nella strada che collega Piazza Napoleone a Piazza San Michele a Lucca, e in mezzo a lì metti uno che porta il virus addosso, porta il coronavirus, lì in un attimo hai un focolaio famoso, in un attimo, il famoso coefficiente di contagi, se anche fosse 0 diventa improvvisamente 1000. Sì. E cosa succede? Quindi succede che giustamente loro temono gli eventi, temono i concerti, temono tutto il resto, ma nello stesso momento, diciamoci la verità, perché hanno aperto così di botto ieri un sacco di attività? Perché i soldi sono finiti, perché le coperture non ci sono. Non essendoci più le coperture, succede questa cosa abbastanza preoccupante, che loro dicono come facciamo? Noi non possiamo continuare a vietare la gente di andare in mezzo alle strade, quindi apriamo. Ma non hanno aperto la situazione eventi, giustamente. Anzi, cosa succede? Succede che io ho letto un po' la situazione, perché sono molto interessato a questa situazione, e abbiamo visto che c'è una situazione molto precisa, ovvero possiamo fare eventi sopra, cioè fino a 1000 persone distanziate all'aperto, e 200
negli spazi chiusi, ovvero sotto le tensostrutture. La domanda che io mi faccio però è: in base a cosa sono state calcolate queste persone? Perché io, se prendo l'Arena di Verona, faccio un esempio, perché l'altro giorno ho visto l'Euro Music Award, ci vanno più di 1000 persone distanziate. E soprattutto, se prendo una tensostruttura non a norma, un po' più piccola del normale, non ci entrano 200 persone distanziate, se ci devo ficcare anche gli stand dentro. Allora, io la domanda che io mi faccio è esattamente: questi numeri, questo cavolo di governo, continua a spararli giusto per spararli? Cioè, perché non mi dà un'idea chiara, dice a metro quadro tot persone? Esatto. Che già ha più senso. In più, ora, visto che io sono molto attivo soprattutto nei gruppi dove si parla di queste cose, ho notato che c'è anche un'altra confusione, perché io lo chiamo sempre il famoso effetto 50% più 1. Sì. Cioè, io conosco un sacco di gente che quando gli dici guarda devi fare il 50% più 1, pensa automaticamente che è il 51%. In realtà è il 50% più una persona. Esatto. Molta gente ha detto: come faccio io a fare un evento solo con 1000 persone? In realtà non è che ti mettono il limite a 1000 persone. Vuol dire che in quel momento, in quello spazio, ci devono essere massimo 1000 persone. Quindi, se noi ti rispondo alla domanda dell'evoluzione dell'evento, cosa posso vedere da qui a breve? Da qui a breve, secondo me, una delle pochissime soluzioni che avremo, anche noi con i firmacopie e tutto il resto, sarà la turnazione, che è un bel dito in quel posto, ovvero tu sai che in quel momento, in quella struttura, per esempio in una tensostruttura ci possono essere 200 persone. Io faccio un piano velocissimo, così spero di illuminarti su quello che sono 4 giorni che mi scervello io, magari darò un'idea anche a altre persone, a chi ci segue, che salutiamo. Non ho voglia di, cioè, va bene così, a me basta che si riparti, quindi che sia un'idea mia e la usino altri non me ne può fregare di niente. La situazione è questa: tu hai una tensostruttura dove ci possono entrare 200 persone. Certo. Allora, parte che già questo ti porterà ad avere comunque un pubblico più selezionato, perché certo, non avrai per il momento il pubblico di massa. Quindi tu cosa fai? Facciamo l'esempio che tu abbia 4 tensostrutture, no? Ci sei? Certo. E fai entrare da un punto A. E abbiamo la tensostruttura 1, 2, 3 e 4. Praticamente tu puoi permettere il giro tra una tensostruttura e l'altra. Esatto. Quando entrano 200 da una parte, puoi far entrare 200 in un'altra. E alla fine, in uno spazio pieno, ti trovi comunque ad avere più o meno 1000 persone all'interno. Quindi purtroppo succederà questa cosa che in realtà nei teatri, nelle mostre, tutto il resto esiste già, ovvero c'è la possibilità che si possa applicare un biglietto a fascia oraria, okay. Tipo io vado in questa fiera da mezzogiorno alle 2, vado in quest'altra fiera, cioè vado in questa fiera, io invece ci vado dalle 2 alle 4, dalle 4 alle 6, ed è purtroppo secondo me l'unica maniera per poter rientrare in queste spese. Perché io ho letto anche più o meno quello che stanno pensando come incentivi, cioè ovvero quanto ti scavano di tasse e quanto contributo ti danno, partendo che il contributo arriverà sempre più tardi dell'operazione che tu hai fatto economica. Certo. Quindi gli organizzatori saranno costretti a fare un anticipo sulle cose. La situazione non è delle più rose. Io vedo, sinceramente, la possibilità che riesplodano mostre, magari mostre con talk all'interno, ovvero un giorno va uno, un giorno va un altro, così riesci a rimanere nell'ordine delle 200 persone, perché diciamo con tutte, a parte che tu non sia Zero Calcare, Ortolani o qualcun altro, i firmacopie con più di 200, no, magari. io ho fatto il mio record in uno speech di 120 persone. Cavolo. E ho fatto 110 con Donny Cates a Lucca e 120 lo scorso Napoli Comic Con. Quindi più o meno siamo su quelle. Quindi siamo ancora lontani dalle 200 persone. Anche se ci puntavo quest'anno, devo essere sincero. Boh, vedremo. Quindi quest'anno vedremo, esatto. L'anno è ancora lungo.
è ancora lungo l'anno. Quindi tecnicamente io penso che vedremo mostre con all'interno incontro con firma copia, turnazioni di stand e magari tornerà fortissimo la fumetteria, ovvero la fumetteria che io ho sempre amato, l'ho trovata un po' messa da parte. E secondo me dovrà crearsi anche una sinergia tra fumetteria e evento e quindi distributore. Magari tu puoi prenotare il libro online, il fumetto online e fartelo arrivare in quella fumetteria perché quel giorno c'è quell'autore. Certo. Potrebbe essere... Sono queste le soluzioni. Fiera in quanto fiera, ragazzi, e per i concerti è ancora più assurdo. Perché io ieri mi è venuta una battuta, non l'ho scritta perché sono un cretino, dovrei iniziare a scriverne di più. Però io, quando hanno detto non ci saranno più di 1000 persone in un concerto, praticamente i cantanti indie hanno detto magari. Esatto. Avranno detto, e che cosa... E quindi... cosa è cambiato, scusate. Richard Benson ne sa qualcosa. Stessa cosa, io ieri Stella. Ho fatto una critica molto pesante. Ciao Richard, sempre nei nostri cuori. Ho fatto una critica molto pesante a quello che hanno fatto per il cinema. Partendo dal fatto che l'argomento cinema mi tocca personalmente perché c'è una cosa in ballo con una persona a cui io sono molto vicino. Mm-hmm. Tu hai fatto spostare quasi tutta la distribuzione dei tuoi prodotti, non dico tanto quelle americane, perché quelle americane avevano già deciso di stare lontani da giugno. Tu hai fatto spostare quasi tutta la produzione, la programmazione a dopo settembre. Cioè tu dopo che hai fatto fare questa operazione te ne esci con il 15 giugno. Con delle situazioni allucinanti, perché devi stare, anche se vai con la tua ragazza, devi stare comunque a 2 metri di distanza. Non puoi mangiare, perché non ci deve essere lo scambio di cibo, certo, e tutto il resto. Stazionamento. Deve sanificare praticamente ogni volta che esce una sala, bisogna sanificare, quindi non ci saranno più 3/4 spettacoli al giorno, ma ce ne saranno massimo 2. Quindi il cinema, come fa? A parte che io ho pensato tipo che probabilmente, e ne parlavo con Victor, l'altra sera c'era Victor in diretta, devi andare un po', io sono un po' ghost su Twitch, cioè non lo uso ancora, e ogni tanto ghosto da qualche parte, e dicevamo il fatto che probabilmente al cinema più che sanificare converrà probabilmente creare delle sottospecie di condom per i posti. Ovvero delle cose come quelle che ti mettono i parrucchieri addosso, le metti sulla sedia, quando l'utente se ne esce, se lo raccoglie e se lo butta. Anche se poi bisogna vedere anche che cinema è, perché se è un cinema buono, certo, ti mette l'aria condizionata a livello, ma se è un cinema scrauso, tu fai le cozze, cioè dopo puoi prendere, certo, direttamente il pannello e andare a fare l'impepata di cozze, perché sarai sudato a livelli mastodontici, certo. Quindi per noi è ancora molto complesso, sinceramente. Ti vedo perplesso, Corrà. No, non sono perplesso. Non sono perplesso, anzi, devo dire che condivido molto la tua, diciamo, anche rabbia, mettiamola così, per il fatto che la cosa non è che tocchi Polignani direttamente, però facciamo parte di una filiera, di un'industria decisamente significativa, che è quella editoriale. E quindi aver visto tutto il mercato e tutta appunto l'industria bloccare quasi dall'oggi al domani, la filiera, spostarla per un buon 70% al 2021, il 730 qualche pazzo, comunque pazzo nel senso positivo, ha continuato comunque a sperimentare, a tenere attivo delle uscite nel 2020, e punto, però nella seconda metà del 2020 un po' inoltrata, quindi esatto. Già soltanto le riaperture delle librerie a maggio era una cosa un po' strana, cioè aprire le librerie su che base? Nessuno ci può entrare, nessuno si possono fare firma copie, cioè entro e compro, ecco, questo è, oppure era per cercare di dare una tra virgolette mano alle catene di distribuzione, così che uno potesse comprare, dico un nome per tutti, un Feltrinelli online, e dopo non andasse a ritirare il punto vendita
vicino a casa. Esatto. Però comunque tante librerie non hanno aperto prima di ieri, perché tra ordinanze regionali, ordinanze comunali, ordinanze statali, ognuno poteva fare un pochettino, non dico quello che vuole, però c'erano delle regole più restrittive. Quindi la libreria, insomma, era una cosa un pochettino marginale rispetto poi all'ecosistema della riapertura dei negozi. Quindi il 15 giugno è una data un po' particolare, anche perché, comunque, come tu giustamente dicevi, è sì, possiamo entrare magari 1.000 persone insieme, bene. Esatto, esatto. E poi cosa c'è? Però una serpentina dove ci sono una fila indiana, magari, che passa davanti a tutti gli stand e fa avanti e indietro. Perché se io già posso mettermi in doppia fila, capisci che la situazione collassa. Quindi ci sarà sicuramente esatto, un senso unico, passo passo, quindi una fila infinita praticamente, che va dall'entrata fino all'uscita. E io vedrò tutti quanti gli stand, quindi ci sarà anche una gara ad avere lo stand nella posizione più strategica, perché se tu nei primi 10 sì, compri... diventerà una roba tipo diventerà una cosa tipo pole position, perché l'ultimo in fondo tu ci arrivi senza soldi. E che già comprano tutto quello che volevi. Ci arrivi senza soldi praticamente. No, quindi oppure si faranno multifile, cioè si faranno 10 stand di un tipologia ripetuto per 5 file, quindi 50 stand, 10 file, 5 file uguali, e si smistano, però tutti quanti dritti e si esce fuori dall'altra parte. Non lo so, però comunque la trovo una data un po', a parte rischiosa, a parte inutilmente rischiosa. E poi appunto, boh, troppo vicina, ecco, non so come dire. E lo dico da persona che comunque quest'anno aveva grossi piani per le fiere, perché noi comunque abbiamo debuttato nelle fiere l'anno scorso. A chi lo dici? E quest'anno invece appunto avevamo un piano parecchio, parecchio forte da portare avanti. Quindi in realtà appunto abbiamo scelto altre strategie per adesso, quindi abbiamo comunque voglia di andare in fiera. Però c'è un altro problema, e tu sei una persona ibrida in tal senso, i creator, cioè l'ospite, tutti quelli internazionali ci possiamo mettere una croce sopra. Quelli nazionali ti dicono grazie per l'invito, ma io facciamo che vengo l'anno prossimo, perché non c'ho voglia di stare in un posto con 1.000 persone nello stesso momento che scorreggiano, tossiscono e starnutiscono a bizzeffe. No, grazie, ci vediamo nel 2021. Quindi è una fiera senza ospiti. Ah, ma che brutta immagine che hai dato. Ma questo fanno le persone. Che brutta immagine che hai dato. Stavo sempre ad avere un'utenza molto cool. Dopo che me l'hai definita scorreggiona, non penso che mi seguirà più nessuno. Però... ci tocca a tutti evacuare un po' di metano, questo è dovuto. Siamo tutti un po' dionisiaci, dai. Mettiamola così. Tu poi lo sai che io combatto proprio contro questa roba da nerd, e mi dici sta cosa, mi fai proprio male. Adesso si è messo agli atti che Pino Cuozzo non scorreggia. Io non scorreggio, io lancio fiori incredibili. No. Non ho detto puzze, ho detto scorreggi, possono anche essere profumate, quindi ben venga che la Pino Cuozzo family faccia rose. Però, allora, diciamo che sicuramente... Tornando a noi, esatto, dicevo, comunque le persone, a parte la mascherina quella fissa, secondo me potrebbero avere più comodamente una visiera. Cioè, allora, se all'entrata, nel biglietto, anziché 10, costa 15, e mi dai il kit del bravo visitatore con guanti e la bella visiera, così posso respirare, visto che a giugno non è che farà esattamente caldo, esattamente freddo, scusate, posso comunque respirare. E però, anche se sputo non nella mascherina che tra l'altro si usura, e se sto 8 ore in fiera, mo voglio vedere, e si sporca comunque, perché è come dire, di tessuto comunque, no? Se invece ho una visiera che mi distanzia un pochettino, anche se dovesse succedermi qualcosa, ecco, riesco comunque, secondo me, a gestirla un pochettino meglio. Sì, anche se in realtà... Io ho trovato molto interessante quella roba che stanno pensando in Germania quei due designer, ovvero della bolla, magari pensata che possa arieggiare, che possa scurirsi col sole, fotosensibile. Secondo me la bolla in sé costa è addirittura... 400.000 euro, ti può costare una bolla fotosensibile. Lo so. Lo posso capire, però era interessante come concept, perché indubbiamente... Allora, io giovedì
cioè venerdì andrò a farmi i capelli. E in televisione, perché tu lo sai, io poi ci arriviamo su quel punto, sono un cultore della TV trash, che in realtà è trash fino a un certo punto, perché certo. Io faccio sempre questa cosa, no? Tutti quanti dicono, no, definiscono tipo Barbara D'Urso trash. Barbara D'Urso però fa una cosa che tante TV non fanno, ovvero parla alla casalinga, al casalingo, a chiunque, di quello che succede proprio nell'everyday life, cioè andare dal parrucchiere, per esempio. Tu non troverai mai Fabio Fazio che ti parla di come si va dal parrucchiere, certo. Non troverai mai Di Martedì o altra gente che fa quella roba là, mai, neanche certo. Giordano addirittura. Invece la Barbara lo fa, e quindi in questi giorni è stato curioso vedere cosa succede nei ristoranti, nel parrucchiere. Io ho visto andare una giornalista da un parrucchiere che ti mette questa cosa qua, la visiera mentre ti fa lo shampoo. Cioè la visiera mentre ti fa lo shampoo è una roba che neanche Benny Hill Show aveva pensato, ovvero con l'acqua che ti cola sulla visiera, cioè quella roba là, capisci? È una cosa così assurda in una cosa così semplice com'era e naturale com'era andare a tagliarsi i capelli, oppure vedere due che brindano colpendo col bicchiere la lastra di plexiglass che c'è in mezzo. Cioè sono delle cose che neanche in Black Mirror avevo visto. E per un come posso dire, per tanti, io parlo con tantissime persone, io ho un rapporto molto stretto con la mia utenza, per tantissimi la fiera del fumetto era aggregante, perché di solito in realtà era uno di quei pochi momenti in cui la persona con un certo tipo di cultura, di passione, poteva sentirsi libero di esprimerla, anche certo. Se lì ci sono anche dei limiti, però oggi non è la giornata adatta per definirli. Quindi ora ristraniarti, ovvero portarti lì dentro e comunque isolarti dalle persone che tu incontravi per un motivo specifico lì, cioè in fiera sono nati amori, sono nate discussioni, certo. Sono nate amicizie, sono nati gruppi. Mettere il distanziamento snatura un sacco quello che per esempio per me era la fiera. Io ai miei talk portavo il caffè, facevo bere il caffè alla gente con me. Quindi capisci che per me, cioè personalmente per me, io sono stata la persona che non ha per nulla nascosto il disagio che ha avuto in questa situazione. Ci ho riso, ci ho scherzato, mi sono divertito un sacco, ho parlato, ho creato, cioè ho rispolverato il mio vecchio brand che era The Wife, cioè ho giocato sul fatto del casalingo disperato che cercava moglie, ho giocato su tante di queste cose, ma non sono riuscito a nascondere comunque la mia preoccupazione per quello che per me significava Fiera del Fumetto. L'anno scorso tante persone mi hanno fermato dicendomi: tu oramai fai, io tipo quest'anno ho avuto Giuliano San Giorgi, Maccio Capatonda, cioè le cose che sto facendo con l'università sono di un certo tipo, e tanta gente mi ha detto: come mai hai accettato anche inviti di fiere minori? Certe volte vai a finire in una fiera dove praticamente se vai alla Sagra della Porchetta è uguale, però io apprezzavo quell'ambiente. Cioè, io sono uno che è andato a parlare di fumetto alla Sagra della Castagna di Montella, e non sto scherzando, era proprio la Sagra della Castagna. Perché è bello, perché sdogana tanto queste cose. Voglio poi una domanda, dentro poi, le fiere del fumetto era dimmi no vai, finisci pure continua un attimo. Dentro le fiere del fumetto era ancora più bello poter unirsi, abbracciarsi, ridere, scherzare, anche litigare. Io sono riuscito anche a litigare nelle fiere, perché io ero, anzi ultimamente mi sono calmato, un tempo ero un combinaguai di livello notevole. Sì, è vero, devo essere sincero. E mi manca questa cosa. E sinceramente io non reputo che l'online sia la stessa cosa. Almeno per il tipo, cioè, io sono nato con l'online,
sono nato con l'online, ma l'online per me è sempre stato un collegamento di quello che poi faccio quando andavo in fiera, quando andavo in eventi ad hoc, quando andavo nelle fumetterie. Io sono stato uno che ti beccava in fumetteria e iniziava a ridere e scherzare, alla fine ne usciva una mini conferenza, cioè queste robe qua. E quindi giustamente mi manca tanto quella roba. Poi ci sono un paio di progetti che sono collegati a questa mia mancanza, che in realtà grazie a questo periodo di più di due mesi a casa sono maturati in me, sono riuscito anche a formularli meglio. Probabilmente non fermandomi non avrei avuto la lucidità di pensare un paio di cose, soprattutto un format che ritornerà, perché io l'avevo fatto anni fa, ritornerà in una nuova forma e secondo me sarà veramente il mio, come lo definisco io, il mio Death Stranding. Non so se tu conosci il videogioco di Kojima che sì, ti fa andare da una parte all'altra. Io ho deciso che faccio una cosa che è alla Death Stranding. Sono molto felice in realtà, perché ho avuto un feedback molto positivo da chi ci deve mettere il cash di base, che mi piace molto. Comunque vai, dimmi. No, la mia domanda riguarda questo tuo modus questo tuo bel modus operandi, nel senso di fare, diciamo, divulgazione di questo mondo un po' particolare, che è quello del fumetto, in qualunque luogo ti trovi, nel senso che è per te, innanzitutto, questa cosa nasce da una passione. Perché se io parlo con un falegname che è appassionato sì, talmente tanto del suo lavoro, lo fa al bar, lo fa a cena del matrimonio della figlia o del figlio, cioè è uguale, si parla della propria passione. Quindi per te è proprio una passione, questo è notevolissimo e emerge. Quindi a prescindere da questo però, ti senti un po' una forma, perdonatemi il termine, messianica in questo senso? Cioè senti di avere una vocazione legata al far conoscere qualcosa che per te è molto importante, ma che, a parte per quello che tu dicevi prima, il nerdismo, che comunque ormai per buona parte è superato, ok? Cioè si sta andando verso un altro tipo di pop, comunicazione pop. Pop, esatto, ma... esatto. Cultura pop in senso lato. Com'è che appunto però fai vivere queste due facce? Cioè, sembra che una voglia essere più legata all'uomo qualunque, e invece l'altra più a quello rivolto al futuro. Allora, diciamo questa cosa qui. In realtà io non ho mai avuto un gigantesco piano di comunicazione dietro. Io ho seguito sempre due diktat base. Il primo è stato quello sempre di non avere grandi numeri, ma di pensare soprattutto molto focalizzato. Ovvero, focalizzato significa nel senso che io, la gente che mi segue, cioè fidelizzato più che focalizzato, cioè deve essere fidelizzato, ovvero gente che ha avuto modo di capire la mia comunicazione e di muoversi in quella direzione. In più, ho sempre cercato di essere eterogeneo, ovvero la gente più disparata e diversa possibile, perché io ho un background molto stratificato, perché ho lavorato in gastronomia, sono stato all'università, ho fatto un po' il PR, ho fatto un sacco di roba, ho fatto anche il call center, tentavo di vendere i surgelati alle vecchine, quindi ho fatto di tutto e di più. E io il fumetto l'ho sempre visto come una passione. Cioè, è una passione. Cioè, nel senso, io non riesco a vederlo come qualcosa... che ti deve, cioè nel senso, quando tu sei appassionato di una cosa, la cosa più bella che puoi fare per la cosa che ti appassiona è di riuscire ad arrivare a più gente possibile. Certo. Invece nel fumetto io non so per quale motivo, per anni c'è stata questa voglia a tutti i costi di darsi un tono, di chiudersi nelle fumetterie, nelle librerie polverose. Io vedo gente che compra volumi sì, da 50 euro per poi metterli nella libreria e fargli fare tre dita di polvere. Ecco, quella roba là non fa assolutamente parte del mio modo di pensare. Io amo il fumetto perché lo trovo un modo per comunicare, un modo per giocare anche.
per giocare terribilmente con questa cosa, perché è come quando cioè io quando ho visto i cinecomics, sì, io non sono un grande fan, soprattutto della prima ondata non ero un grande fan dei cinecomics in quanto cinecomics, però mi ero accorto che stavo facendo un errore anche per i miei primi anni sul web, diciamo. Io avevo preso quella deriva di scrivere, tipo se scrivevo di un fumetto scrivevo il muro di testo, litigavo con quelli che non la pensavano come me. Poi un giorno ho detto, ma tecnicamente, obiettivamente, che me frega, ma che cavolo me ne frega di dover, ma poi perché, ma poi chi sono? Cioè io non so, io sono una persona che ama questo media, sono 25 anni che leggo supereroi, ho avuto la fortuna, perché, ma se ne hai blog, 23, sì, a sta coscia direbbe e scusa guarda come sei emozionato è perché mi hai ricordato che un tempo ero giovane, comunque io l'unica cosa che posso fare, io ho avuto una fortuna enorme, che prima il blog e poi la pagina e poi quello attorno alla pagina, io ho avuto anche tanta faccia di culo, io la prima fiera che ho fatto ho detto sì sì c'ho il blog, e io nel blog facevo questa cosa terribile, ovvero facevo queste 20 righe sul fumetto e poi sotto ci mettevo un mio pessimo schizzo. E quindi cosa ho fatto? Quando hanno iniziato a invitarmi qualche fiera, ma piccolissima, giusto per dire, beh, tu parli di fumetto, vieni. Cioè io ero là che mi mettevo, e ancora oggi lo faccio, forse un po' migliorato come disegno, però, ovvero quando viene uno, magari si fa la foto con te, ti fa una chiacchiera, io prendo e mi metto a disegnare. E quindi, tecnicamente, io ho sempre tentato di fare qualcosa, cioè io sono una figura un po' particolare, cioè al di fuori dei vari scazzi, io sono uno che tenta di trasmettere il più possibile la gioia e il coolness che può esserci dietro a un fumetto. E in realtà meglio di me, e io rosico un po' da questo punto di vista, meglio di me l'hanno fatto i Marvel Studios, che ti hanno portato, io per quanto possa essere un bellissimo ragazzo, altrimenti non sarei in questo programma, esatto, non sono né Chris Evans né Chris Hemsworth, e non neanche lo charm di Robert Downey Jr. Quindi naturalmente loro nel momento in cui si sono presentati con quei tre bomber, io sono stato un po' più da parte. Ho sfruttato l'occasione, perché parlare di cinecomics e di fumetto nel momento in cui esplodevano mi ha permesso di girare tanto. Io ho conosciuto alcuni miei miti, ho conosciuto il Monen, a Lucca ho fatto il talk con Donny Cates, ho fatto delle cose che pensavo impensabili, soprattutto per un ragazzo che partì, che era cresciuto in Germania, ma che poi era arrivato in un paesino di 1600 abitanti con un collegamento, con un modem pessimo, perché qui la fibra non è neanche ancora arrivata. Io ringrazio, tra parentesi, altro partnership inesistente, ringrazio Linkem, che se vuole può scrivermi, perché grazie a Linkem io sono riuscito da qui a iniziare a fare cose un po' migliori con la tecnologia via satellite e tutto il resto. Altrimenti io sarei stato perennemente col cellulare a fare cose del genere. Ecco, quindi di base a me è iniziata, io ho capito di poter fare qualcosa non tanto con i numeri sul web. Io ho iniziato a capire di potercela fare quando gente della mia vallata, completamente assente dal concetto di fumetto, mi chiamava e mi diceva, senti Pino, io devo andare a vedere questo film, mi dici un po' di che parla? Oppure ho visto sto trailer, mi dici di che parla? E allora lì ho capito che se mi hai scritto vuol dire che hai visto quello che faccio, e nonostante tu sia una persona lontanissima da questa cosa, e lì ho capito che si poteva fare. E soprattutto è una cosa che diceva sempre mio nonno, ed è verissima, che alla fine dei conti sono giornaletti, mio nonno li chiamava i giornaletti, ovvero sono fumetti, cioè c'è gente che ci campa, io stesso ci campo, grazie a Dio, certo, in maniera traversa, però alla fine dei conti prenderci troppo serio, io quando vedo
io ho capito, avevo stato parentesi, che in effetti certe volte ci facciamo delle seghe mentali senza senso, si può dire seghe su Twitch, sì. Certo, io mi dissocio. Ok. Perché io mi ricordo, non farò nomi perché sennò si capisce tutto, però arrivo al punto, che nacque una gigantesca discussione tra me e altri miei amici che parlano di fumetto, su un fumetto, su una vignetta che era stata pensata come una citazione di... Poi ho avuto la fortuna di incontrare quest'autore, di fare un panel con questa persona in una fiera. E io ho detto, senti, ma come ti è venuta quella cosa? Lui mi ha guardato e ha fatto... Cosa? In realtà lui aveva disegnato la vignetta semplicemente leggendola così. E disegnandola come gli era venuta in testa. Quindi noi avevamo fatto 2 settimane a litigare su una vignetta che lui aveva pensato in 12 secondi e non, senza nessuna di quelle motivazioni che gli davamo noi. Si pensavano, certo. Sì. Quindi io, per esempio, tu lo sai, noi ci conosciamo da un po' di tempo, io sono uno che studia, impazzisce, tipo attualmente ho iniziato a studiare le iconografiche di Tom Mueller che sono all'interno degli X-Men e di altri fumetti, impazzisce per questa cosa, io mi piace studiare questa cosa, ma non dimentico mai che alla fine dei conti in realtà alla gente che deve leggere, che deve seguirci, che deve magari portare avanti questo fumetto, interessa soprattutto che tu riesca a trasmettere la gioia per quel prodotto. Cioè io molte volte, tu hai visto, io scrivo 2 o 3 righe per i fumetti, non di più, per i fumetti che leggo, però la mia missione è che quei 2 o 3 righe ti invoglino a dire, Pino, ma di che parla sta roba? Certo, è solo capisco. Questo il mio modo di comunicare. Grazie a Dio, o a Thor, a Odino, o a chi, alla fine dei conti ha funzionato, mi ha... Ti dico la verità, certe volte ci rimane male quando noto che alcuni, al di fuori dei rapporti personali, magari questa cosa non la capiscono. Cioè, nel senso, molte volte dicono, perché devi parlare? Perché poi chi mi conosce sa che in realtà io su quella roba ci perdo il tempo, no? Però poi ti dicono, perché ne parli in maniera così leggera? Perché semplicemente non ho voglia. Cioè, nel senso, c'è già chi lo fa. Io... Ti dico, io per mia esperienza personale, molte volte leggo delle analisi di altri, certe volte le trovo interessanti, il 90% delle volte però, so che sembrerà una critica, mi allontanano da quello che sto leggendo. Mm-hmm. Cioè, non la vedo una cosa, secondo me dire troppo è come quando tu entri, se io entrassi in una fumetteria e fossi colpito da una bellissima copertina, no? Io forse comprerei quel fumetto. Se a fianco a quella persona trovo uno bravo che mi dice ok, vuoi comprare quello, ma sappi che c'è questa roba qua che secondo me sullo stesso genere può piacerti di più, certo. Già valuterei. Però se arriva uno certo. E mi dice guarda che stai prendendo merda e non mi dà altre motivazioni, io non esco da quella fumetteria senza comprare né quello né nient'altro, e probabilmente chiaro. Quei 10 euro me li faccio di Goleador e mi viene anche il diabete. Ma poi per dire una cosa stupida, ok, ho risposto in maniera troppo elaborata, lo so. no, è curiosissimo. Ma tra l'altro c'è una domanda. Jericho, che è il nostro anche moderatore, che ringraziamo, chiede a te: Pino, ma solitamente quando non si sa come recuperare i soldi necessari al sostentamento in generale e poi lui dice anche dell'evento, si richiedono gli sponsor. Dobbiamo aspettarci degli stacchi pubblicitari al cinema e le marchette agli eventi? Cioè... Allora, c'è ancora. Vai. No, vai. Ah, le marchette ci sono sempre state. Allora, ti svelo un enorme... Le marchette negli eventi ci sono da sempre, e la marchetta può essere più o meno celata, ovvero la marchetta base è quella che vedi di più, è quando vedi la fiera che ti annuncia l'ospite, ma in realtà l'ospite è solo dentro un editore, perché in realtà è l'editore che ha detto fammi uno sconto, io ti porto questo ospite e lo tengo al mio stand. Questa è la marchetta più grande del mondo. Questa è proprio quella gigantesca. Over the top. Poi io, per esempio, faccio l'esempio sempre con Pescara, con i ragazzi che erano bravissimi in questa cosa.
Noi era un evento che non aveva alcun sostentamento statale, era completamente con soldi privati, lo facevamo dentro un outlet che però era fighissimo, era fatto a mo' di villaggio, e quindi tramite i soldi degli sponsor si faceva un po', si tentava, gli sponsor ci dicevano dovete portare gente, più gente possibile. C'ero io e i ragazzi che ci tenevano, che invece ci mettevamo in testa, dobbiamo portare la gente... sì, però dobbiamo portare anche contenuto che valga, e quindi certo, tentavamo sempre di mettere su una bilancia la direzione artistica e i diktat degli sponsor. E come fai con i soldi che ti danno loro? Con una cosa che molte fiere, ahimè, devo dirlo, si sono dimenticati di fare, ovvero la direzione artistica, ovvero non tanto prendere l'ospite nel momento di punta, ma di studiarti durante l'anno i trend, le persone, cioè le persone in ascesa, e prenderle nel momento in cui puoi fare un ottimo compromesso tra spesa e resa. E io, per esempio, la mia fortuna di essere organizzatore in alcuni eventi, però ospite a mia volta in altri, mi permetteva un po' di essere un po' un jolly, cioè nel senso, io andavo in una fiera, facevo il mio compito e poi magari con un ospite che avevo visto che funzionava, gli diceva, sai, io c'ho questo progetto. Poi una cosa importante per avere un ospite che sia più del semplice mi faccio un selfie, ti firmo l'albo, oppure faccio la cazzata di mezz'ora sul palco perché sono un youtuber e tutto il resto, è proporre, ovvero creargli un format. Io mi ricordo sempre, faccio questo esempio perché secondo me è una di quelle cose che difficilmente mi dimenticherò perché fu un'emozione unica. Facemmo Pescara del 2015 dentro una sala cinematografica The Killing Joke, come avevo ospiti Francesco Sanseverino, The Killing Talk lo chiamammo. Perché era basato su un fatto che io avevo visto, avevo ospite Claudio Di Biagio, Francesco Sanseverino, il make-up artist, e Emanuele Simeoni, che in quel periodo aveva disegnato Batman Eternal. Io feci in sala cinema, noi quattro, davanti al pubblico, con dietro il proiettore, perché Claudio e Francesco, Francesco aveva fatto una maschera di Joker sulle fattezze di Claudio, e avevano fatto il video. Wow. Quindi abbiamo visto il video in formato cinema con Claudio che spiegava il monologo e come era entrato nel personaggio. Claudio era regista, performer e tutto il resto. Poi abbiamo visto il video del backstage con Francesco che ha spiegato come ha creato praticamente la faccia. Io che spiegavo la mitologia del Joker e Emanuele Simeoni che ha disegnato un Joker in tempo reale. Wow. Tipo questo, allora tutti e tre mi hanno detto subito sì. Cioè secondo me sarà importante proprio per... Allora noi non avremo per un po' di tempo masse gigantesche in fiera. Allora l'unica maniera che hai per portare gente da te e per convincere anche magari a pagare un biglietto è creare del contenuto che rimanga. È lo stesso motivo per cui io spesso non faccio registrare i miei talk, perché io per ogni fiera che mi chiama faccio un talk diverso, perché mi sembra un modo rispettoso di dare un contenuto a chi ha pagato un viaggio, ti ha pagato un rimborso spese, ti ha pagato un soggiorno e ti ha permesso in realtà anche di lavorare, nel senso, perché io molte volte non mi interessava tanto il cachet della fiera, anche se poi lo ricevivo anche, ma soprattutto il fatto che tu mi permettessi di stare un giorno con altri ospiti e poter pensare, scervellarmi. Certo. Su altri contenuti. Che in realtà io e te ci siamo conosciuti in una fiera, non raccontiamo infatti, come. No, vabbè, ad una cena ci siamo conosciuti, non è successo niente. Ad una cena dove io ogni tanto alla Spezia, in maniera goliardica fare il cretino e sono bravissimo. Confermo. Allora, io non vi dico tutto come ci siamo conosciuti, vi dico solamente che io ho ancora un audio con Corrado e tutti gli altri della sua scuderia che cantiamo Le ragazze dei Neri per caso e l'abbiamo mandata a Gonzalo dei Neri per caso. Vi dico solo questo, giusto?
per farvi capire cosa facciamo in fiera. Ma si va per lavoro, ecco, questo deve essere chiaro, quindi mi dissocio dai vocali. Okay. No, scherzi a parte, voglio farti una domanda. Qualche giorno fa ho avuto come ospite Frecht, che lui si occupa di sceneggiatura per fumetto, e abbiamo chiacchierato sulla plausibile, la possibile, insomma, dicotomia, differenze o similitudini tra fumetto e graphic novel. Allora, tu giustamente hai detto tuo nonno lo chiamava giornaletto. Approccio flat a tutto. Questo è. Ma infatti Frecht stesso parlava del fatto che all'inizio il fumetto era qualcosa in sostituzione del cinema, di chi non poteva permettersi di andare al cinema. C'erano queste immagini che raccontavano e che costavano chiaramente molto 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 meno, perché infatti si parlava di Tex, insomma si parlava di eventi che c'erano, cioè di storie che si trovavano in parte anche al cinema. Poi però col tempo, ecco, lui diceva più per una questione di marketing, almeno la storia ci insegna che per una questione di marketing, comunque è nata la graphic novel, quindi il romanzo grafico, diciamo così, racconto per immagini. E lo trovo interessante. Qual è il tuo punto di vista però al riguardo? Io mi toccherà dover dire una cosa in controtendenza con questa cosa qua. Per me rimangono fumetti. Graphic novel, molte volte è semplicemente, allora io dico, ci sono due cose, allora cioè è il nome hipster che dai per giustificarti, okay. E io lo odio, cioè nel senso è un nome che io odio. Per me graphic novel, dirò, è il formato, okay. Cioè quando io leggo la nuova graphic novel di, il mio cervello automaticamente pensa a un volume autoconclusivo rilegato in una certa maniera e basta. Cioè per me graphic novel è il formato. Per me, che sia manga, che sia comic book, cioè io molte volte dico comic book non tanto per differenziarmi, è per far capire che io sto parlando del fumetto americano. Perché io di base parlo di quello, esatto. Ma di base sono tutti fumetti. Graphic novel è un termine che è stato utilizzato, penso, mi sa che sia nato con Eisner, che indica un formato. Cioè quando io leggo OGN, per esempio in America ormai si usa l'acronimo OGN, Original Graphic Novel. Original Graphic Novel, ovvero un volume che tu apri, pagina 1 inizia la storia, pagina 150, 200, 300 finisce la storia. Basta. E tecnicamente è questo, il resto è fumetto, ragazzi. Finiamola, usciamo da questo tunnel e non vergogniamoci di chiamare le cose col proprio nome. Certo. Come io sono un uomo bellissimo, così i fumetti sono però è vero, cioè nel senso è fumetto, ragazzi. È come la stessa cosa animazione sono cartoni animati, poi fai il lungometraggio animato, quindi sono i formati. Alla fine dei conti, tu un anime, tu stai vedendo un cartone animato. Ah certo, fa parte del grande insieme dei cartoni animati, lì non si scappa. Ma per esempio, io non seguo spesso dei youtuber americani per informarmi sull'americano, e addirittura sta uscendo un termine nuovo per definire Gumball e tutte quelle serie là, che io trovo bellissime, ma tipo sketchy, una roba del genere, un termine che lo dicono così in slang che io non capisco esattamente cosa stanno dicendo, e tecnicamente è un termine per differenziare anche quel tipo di animazione tipica di Adult Swim, di Cartoon Network, blah, blah. È sbagliatissimo. Sono cartoni animati. Poi il nome tecnico glielo vuoi dare giusto per dargli un'accezione, ma non dimentichiamoci cosa sono. Cartoni animati. Insieme. Sì, è come il concetto. Vado al cinema a vedere un film, ti capiscono tutti. Certo. Vado al cinema a vedere una distopia, già stai facendo quello che ti esce con la sciarpetta, il baffetto, il ditino alzato e la Polaroid al collo. Cioè, secondo me, non dobbiamo, allora noi porteremo davvero il fumetto alle masse
quando non avremo bisogno di giustificarlo. Questo è il mio pensiero. È una cosa... E dal tuo punto di vista, come si fa però, nel senso, ammesso in un concesso che sia un obiettivo da raggiungere, come si fa a togliergli quest'aura di appunto giornaletto, ammesso appunto che si voglia togliere? E quindi io non voglio toglierla. No, tu non vuoi toglierla, però se tu devi far pagare 18 euro il giornaletto, chi la paga dice, ok, non è un giornaletto questo, perché lo sto pagando 18 euro. E lì è l'errore, nel senso, io penso, e ti dico un'altra, qui allarghiamo un discorso ancora più, io penso che questa crisi cambierà anche il modo di concepire questa roba qua, ovvero, io sto vedendo una cosa che sta succedendo, di solito l'America a noi ci anticipa sempre su sta roba. Ovvero in America si sta creando fortemente, anche perché in questo periodo che i fumetti non sono usciti, perché in America è successo che Diamond ha chiuso la distribuzione, addirittura anticipando DC e Marvel. Diamond è il distributore, cioè praticamente da un giorno all'altro poi si è chiuso, costringendo Marvel, DC e tutto il resto. Tra parentesi, Marvel voleva da tanto tempo lasciare Diamond, però c'ha un contratto iper restrittivo, una roba del genere. Invece la DC tipo si è mossa in un'altra maniera, e in questo periodo è stato impossibile creare fumetti ad hoc per il digitale. Ora stanno iniziando a uscire perché i tempi sono stati brevissimi e non sono potuti uscire con uscite nuove, e quindi il digitale è salito forte soprattutto per le ristampe e non si è potuto andare avanti con la produzione, tant'è vero che adesso sia Marvel che DC hanno iniziato a fare fumetti ad hoc solo per digitale, che hanno iniziato anche a apprezzare in maniera intelligente, perché tu devi sapere che fino adesso in America, quando usciva una nuova uscita di Spider-Man, non vi era alcuna differenza di prezzo tra cartaceo e il digitale, perché veniva considerato il digitale, il fumetto, come l'opera interna, non come il formato, il supporto su cui la leggevi, che è un principio molto interessante in realtà. Adesso si prova, per spingere un po' il digitale da un'altra parte, si prova anche ad abbassare qualche prezzo o a regalare dei blocchi di lettura per poi poter continuare pagando gli altri, ed è interessante anche questo. Poi io sono un cultore della comunicazione, del marketing, quindi quando vedo queste robe qua strippo completamente. Cosa è successo? Succede che in America, io una previsione che faccio, io penso che a breve ti troverai una situazione molto simile all'attuale mercato dei videogiochi, ovvero dove il negozio ti vende l'edizione prestige, steelbook, fisica e tutto il resto, ma tu puoi, ti puoi comprare, per esempio, se mezzanotte vuoi The Last of Us, tutte queste robe qua, oppure vuoi le super offerte, sugli store ti scarichi. Io ho tantissimi giochi che ho sullo store, non ho mai preso fisicamente. Io prevedo che possa succedere che a breve ci troveremo con dei one shot, dei capitoli, delle sequenze. Per esempio, io potrei comprare il prossimo fumetto di qualsiasi autore che mi piace a capitoli di un euro, per esempio, e poi a fine del percorso, magari valutare di comprarmi un'edizione cartacea prestige con tanto di schizzi dietro e tutto il resto a 20 euro. Certo. Cioè, succede che secondo me gli editori dovranno iniziare a ragionare su un'ottica di doppia distribuzione, episodica per il digitale e valida per la cosa. Stessa cosa, se invece non vuoi fare digitale, vuoi andare cartaceo, secondo me bisogna iniziare a pensare al giornalette da 2 euro, 3 euro che ti prendi in edicola semplicemente, e poi direttamente in fumetteria, non andare sempre con lo stesso giornalette, ma presentarti con un bel volumazzo da 20 euro che valga quei 20 euro, perché tu non hai più i costi della produzione, perché li hai ammortizzati con l'uscita settimanale, cioè mensile, settimanale, e quello che non ti costa produzione proprio della storia in sé, puoi investirlo per fare una grafica più ricercata. Io non ti dico che devi comprare Tom Mueller, devi farlo lavorare ovunque, cioè sia chiara sta cosa. Però è innegabile che, per esempio, faccio l'esempio proprio di questo, io sto parlando, per chi non lo sapesse, del rilancio degli X-Men, che Corrado
involontariamente è stato sommerso dai miei post in questo periodo. E nei fumetti degli X-Men, oltre a quel genio di Hickman con un paio di due o tre disegnatori notevoli, ha portato in squadra un tale Tom Mueller. Tom Mueller è un designer famosissimo tedesco che ha iniziato a inserire all'interno dei fumetti delle infografiche bellissime e ha curato graficamente la copertina, cose che ormai col tempo ormai la gente si fermava al logo e basta. Lui ha il packaging, come vengono distribuiti i sommari all'interno, le note, cioè un lavoro incredibile, incredibile, ed è una roba che finalmente si faceva già, però una cosa è quando la fai per un mercato di nicchia e una cosa è quando la fai per un fumetto che solo in America vende 200.000 copie, ma che poi in giro per il mondo ci sarà un milione di lettori che leggono X-Men. E per cui il lavoro che hai fatto lì ha senso. Certo. No, infatti è... questa cosa qui, l'ho notato che ha tra l'altro invitato molto le persone a prendere, diciamo, posizione, perché effettivamente è una dicotomia in realtà in apparenza, come tu giustamente hai detto. Poi c'è Andrea Scoppetta, che salutiamo. Che tra l'altro dice: se i prezzi sono alti dovete prendervela con i distributori. Andrea carica sempre il fucile. Questa bella lanciata meriterebbe di avere una sua, come dire, un suo spazio forte. Quindi Andrea, in realtà, se vuoi ci possiamo fare ospitarti in questa bellissima rubrica, magari anche con Pino, quindi ci facciamo una bella chiacchieratona in futuro senza problemi, quando si vuole. E qualcuno dice: a questo punto mi aspetto un cuozzo con tutto digitale. Chi è che l'ha scritta sta cosa? Antonio TN Cristiano. Ah sì. Questa è una cosa che prima non ho detto, grazie Antonio. Molti dicono: ok, facciamo in digitale. Io penso, e sarò molto netto in questa cosa, magari verrò smentito, ma ho dubbi di essere smentito, che l'unica fiera al mondo che oggi può permettersi di andare completamente digitale, almeno per un'edizione, è il San Diego Comic Con. E perché? Uno, perché ha dietro un'infrastruttura che gli ha permesso di accumulare un botto di soldi negli anni. E secondo, ha sicuramente, ora che parliamo della generazione Twitch che fa l'abbonamento, ti dona un euro, due euro, ha un pubblico e dei contenuti che ti possono permettere anche di io spenderei per San Diego Comic Con 20 euro per poi vedermi in anteprima seduto a casa il panel, per esempio, dei Marvel Studios, che io sicuramente non vedrei a casa e che probabilmente non riuscirei a vedere neanche a San Diego, perché non so se voi sapete, ma in San Diego devi fare una fila mostruosa per entrare nei panel, e andare a San Diego ti costa 3.000-4.000 euro. Magari con 20 euro io sono più motivato, perché mi dai dei contenuti esclusivi. Sinceramente, con tutto il bene che posso volere, io sono cresciuto col Napoli Comico. E Lucca è una fiera che a me, soprattutto l'anno scorso, mi ha dato delle soddisfazioni che non mi sarei mai aspettato. Io, per esempio, non pagherei mai 3 euro per sentire Pino Cuozzo. Mm-hmm. Capisci? Io sono una persona che tende a rimanere molto coi piedi per terra. Cioè io non pagherei mai 3-4 euro per Pino Cuozzo, ma 20 euro per un panel con i Marvel Studios, con i trailer in anteprima, oppure 5 euro per sentire Joe Quesada che mostra delle tavole in anteprima degli Eterni che verranno prima del film, io forse li pago. Sì, possiamo dire che è un pochettino come quello che accade già nel mondo dei videogame, fondamentalmente. Esatto. Sì, annualmente esatto. Ci sono questi appuntamenti grossi che vengono mandati in diretta streaming mondiale, che creano un hype infinito. Sì, però anche lì ci sarà da vedere, perché fino adesso noi lo vedevamo in maniera gratuita l'E3. Adesso che l'E3 è chiuso, io penso che anche loro stiano ragionando nell'ottica di fare... Quest'anno hanno fatto la Summer Game Fest, che in realtà sta mostrando degli alti e dei bassi. Ora vedremo quando presenteranno la PlayStation 5 come andrà. Poi certo, lo mastico certo. Anche sta roba, lo sai, purtroppo. Però non sarà facile, nel senso non sarà facile rientrare in quel business plan. Indubbiamente una roba
perché tu devi sapere che i Marvel Studios non mostravano i loro panel neanche durante il San Diego Comic Con. Quindi magari metterlo adesso a pagamento, che tu da casa tua ti vedi se gli attori che vanno là, sì, è una roba da valutare. Andrea dice che ci sta, è la nostra bella chiacchieratona insieme, e dice che pagherebbe anche 50 euro per vederti, quindi... Ma no, Andrea vuole entrare nella live adesso addirittura. Ah beh, per me va bene, gli mando il link. Anzi, lì che ce l'hai, mandaglielo tu, rispondigli col link. Ok. Quindi abbiamo, wow, un special guest, un ospite inatteso, meraviglia. È il bello della diretta. Cameraman, siete pronti? Regia? Aspetta. Mi sento un po' Mentana. Ti piacesse? Devi fare prima 600 maratone per fare quella roba là. Faremo la maratona del fumetto, Pino. Allora... Ce la organizziamo una 24 ore di fumetto. Ma mai nella vita, guarda. Non che ci sia, ma la organizziamo. Ah, organizzare sì. Esatto, The Pixel Chips. Sono veramente un cretino. Perdone. Una 24 ore di fumetto. O meglio, di culture pop. Ma guarda, io lo farei... Io dico una cosa, io c'ho un grande limite. Io volevo fare YouTube... Conoscendo anche tanti, noi abbiamo tanti amici in comune che fanno già YouTube e tutto il resto. Poi la parlantina la devo, però ho capito che la costanza, essendo uno che viaggia tanto, che gli piace girare queste cose qua, non era roba mia. E quindi tecnicamente non ho mai veramente insistito. Volevo fare Twitch. Ma adesso che lo fanno tutti, mi sono detto, lo farò molto più in là. Voglio prima che si scarichi un po' questa bolla, voglio fare una roba un po' diversa. Però io rimango sempre con un sogno, che a un periodo della mia vita è stato molto vicino. Poi purtroppo io sono una persona che fa tutto da solo, per cui non riesco a seguire tutti i progetti, però io sono una persona innamorata della zanzara. Quindi io nel mio cervello ho sempre avuto in testa di fare una zanzara sulla cultura pop, che è una roba secondo me... No, sarebbe figo. Sì, lo so. Ciao, Svet. Ma tu lo sai, io sono sempre contro tendenza, Svet, è un problemone mio questo qua, cioè non mi... Cioè, adesso che erano tutti online, io ho deciso di mettermi a scrivere solamente. Cioè, sono veramente un testa di cavolo. Però sono fatto così, mannaccia Giuda, mannaccia. Non lo so perché. Aspetta, devo dire, Scop, te l'ho girato su Messenger, perché su WhatsApp avevo il vecchio link. Quindi vai su Messenger ed entra. Sì, perché abbiamo avuto un problema oggi. È sempre un piacere sentire. Eh sì, tra l'altro anche lei prossimamente... Di Link. Farà, finalmente sarà la prima donna a entrare nei bellissimi di Polignani e sono veramente contento di ciò. Beh, ma lei è bellissima davvero, io ho fatto fake, ma lei è bella davvero, funziona diverso. Lei varrà per tutti gli altri maschi che ci sono bello, stati prima. Anzi, non sono neanche finto. Esatto, tutti qui. Dobbiamo dire, secondo me, devi tirarti su in qualche maniera. Cioè, siamo comunque casalinghi disperati. Cioè. E la Svetti dice: okay. Lo so, Pino. Andrea, te l'ho mandato su Messenger. Questo è il bello della diretta. Il bello della diretta. No, ma scherzi, The Pixel Chips ci dice che stiamo già facendo una bella operazione. Ti ringrazio con i bellissimi di Polignani e anche con Fred che effettivamente sta facendo un bel lavoro su Twitch con ospiti e quant'altro. Però devo dire che, Pino, eccolo qua, Andrea è arrivato. Ciao, Andrea! Buongiorno! Buongiorno! Okay. Questa bellissima arrivata, wow, un altro bellissimo, sono veramente contento. Che piacere conoscerti, perché effettivamente Noi non ci siamo mai conosciuti live, no, almeno, no. Davvero mai. No, sì, infatti. No,
E non dobbiamo dire niente, ma puntini puntini, prossimamente accadranno cose. Quindi diciamo, quindi, sì, speriamo. Speriamo. Ciao Andrea, ti manco. Moltissimo tesoro, mi aspetto te. Aspetto te e il tuo mondo nuovo che fatto di scrittura, fatto di cose diverse. Cose diverse sicuramente. Facciamo Andrea, una cosa, ma facciamo così, ecco. Guarda, aspetta, faccio un file nuovo, visto che stavo lavorando e purtroppo su quello su cui Andrea, sto lavorando. Andrea ci fa una cosa in tempo reale, cioè, sono sopraffatto. Oramai vado quasi in automatico, quindi direi che si può fare. Sono sopraffatto. Ok, creo. A posto. Tu te la fai con i bomber, devi capire. Porca miseriaccia. Tra l'altro, Andrea, due parole per chi non si sa bene per quale motivo, però insomma potrebbe essere appena uscito da un letargo lungo 20-30 anni e non ti conoscesse. Sì. Due parole... Sì, un attimo, che sto mettendo un attimo in share lo schermo, un attimo solo, sì. Che ti metto la finestra, ok, condivido, a posto, così qua. Intanto, boom. Vabbè, aspetta, mettere in share, metto un foglio grigio, che cavolo mettiamo in share, vabbè. Allora, per chi non mi conosce, io oramai lavoro, e non lavoro strettamente legato al mondo del fumetto, da 22 anni, okay. Quindi insomma... Sono abbastanza collaudato, nel senso che oramai ne ho viste un po' di tutte. E devo dire la verità, sono 22 anni che sento dire, per esempio, il mercato del fumetto è morto. No? Io da quando ho iniziato, cioè praticamente da quando è morto Andrea Pazienza, il mercato del fumetto è morto. Questo è un po' quello che è successo. In realtà non è che è morto il fumetto, sono entrate insieme tutta una serie di dinamiche che possono essere positive o negative, ma in me i cambiamenti poi li ho sempre trovati positivi. Detto questo, io nasco come illustratore. Mm-hmm. Nasco come illustratore e ho lavorato molto nel settore sia del cinema che dell'animazione. Mm-hmm. Forse qualcuno di voi si ricorderanno i cartoni animati di Lupo Alberto, di, non lo so, di Ratman, quando ci fu la serie di Ratman. Ecco, io stavo dietro le quinte di quella roba là, cioè per Ratman io ho fatto le scenografie. Poi sono evoluto, mettiamola così. Sono passato per Disney Company, Pixar, DreamWorks e la cosa più bella della quarantena, che mi ha regalato la quarantena, è la non uscita del film di cui ero capo character designer, che era in uscita per il 23 aprile, si chiamava Trash, ci lavoriamo da 4 anni e la cosa più bella è che... Si chiama Trash. No, perché ho detto lo so dal passato? No, vabbè, calcola che per noi sì. Che ci abbiamo lavorato è stato un po' una botta al cuore, per non dire da altre parti del corpo, e quindi, insomma, non... così. Okay. In tutto questo faccio illustrazioni, fumetti, dovevo uscire il fumetto con Comics and Science con Andrea Plazzi, scritto da Diego Caielli, insomma... Un po' di robetta questo 2020, in realtà è uscito un libro per la Tunue, illustrato, scritto da Paola Tavinelli. Bello, no, veramente un bel libro. Peccato che è uscito il 27 febbraio, cioè nel Cavolo. Senso che non poteva esserci data migliore, insomma, per fare è questo, quindi wow. Conoscendo la cosa che trovate la cosa peggiore è che io e Andrea ormai lavoriamo da 4 anni insieme, che è la cosa per cui lui vorrebbe uccidermi in realtà, oramai, diciamo, abbiamo un rapporto da 3-4 anni. Ma no, ucciderti sono parole grosse, ogni tanto mutilarti sarebbe già abbastanza, non è che devo per forza ucciderti. No, anche perché sennò dopo non si può più utilizzare, invece così, mutilato, esatto, bene o male. Mutilato, tu lo mandi avanti e poi non lo sai che cosa può succedere. Cosa ecco, può succedere? Ma anche perché allora, noi parlavamo di fiere e tu devi capire che io con Andrea potrei scrivere un libro delle fiere che abbiamo fatto insieme con aneddoti incredibili, tipo il Teramo che va in serie B e noi ci troviamo la sera, tra me saluto Delli, ci troviamo al Teramo e Carmine Domenico, ci troviamo durante le fiere di Teramo
ci troviamo praticamente che c'è questa festa, noi eravamo in piazza, a un certo punto arriva sta gente con gli striscioni e noi ci buttiamo insieme a loro in giro e praticamente abbiamo festeggiato, abbiamo queste foto vergognosissime che io ho oscurato dalla mia bacheca di noi terribilmente ubriachi che abbiamo in mano Teramo in Serie B e poi abbiamo scoperto 15 giorni dopo che in realtà non le hanno fatti andare più perché c'era stato un problema fiscale della squadra e quindi in realtà abbiamo festeggiato una promozione in Serie B che non è mai esistita e per questo però le foto sono segnanti, diciamo. Ma potremmo parlare di alberghi improponibili, vabbè, lasciamo stare gli Shining dove ci hanno mandato e gemelline morte che abbiamo trovato, ma questi sono discorsi che abbiamo trovato di tutto. Esatto, sì, di tutto. Cioè, io ci vorrei aprire una rubrica su questa cosa, ma perché molte volte non è neanche colpe della fiera, sia chiaro. No, magari assolutamente. Sono tante cose, cioè io una cosa che voglio parlare, visto tornando sull'argomento, mentre Andrea ci fa questo omaggio, una cosa che vorrei tornare, molte volte io sento persone che dicono potete invitare quello, potete invitare quell'altro, allora a me piacerebbe tanto... Perché questo poi è un problema che si somma ai problemi che sicuramente poi ci saranno. Perché non è che la mattina ti svegli e hai l'ospite pronto che ti viene. Molte volte addirittura c'è gente che non sa che dietro un ospite ci può essere un'agenzia, ci possono essere delle scadenze, tante cose che non sanno e la gente si lamenta. Anzi, io spero, sinceramente, spero davvero, che questo periodo di pausa faccia apprezzare di più il lavoro della gente che prova a fare qualcosa. Perché io troppe volte, e mo questa la dico, mi dispiace Corrado se vado pesante, però molte volte trovo gente che sa solamente lamentarsi, e però non capisce mai quello che fai, come lo fai e perché lo fai, mai. Perennemente stanno lì a criticare se magari gli è mancato l'ospite che si aspettavano, non ragionano sul relativamente il concetto di quanto hai speso per entrare in un evento e quanto in realtà hai trovato, che no, non tutti sono persone da sole, quindi non è che una sola persona può decidere i gusti di tutti, ci sono tante di quelle cose. Forse anche per questo un po' che mi sono allontanato, ho fatto cose più indirizzate, ma no, io reputo le fiere e fumetto una palestra bellissima, tant'è vero che io una sola avevo in piano di fare come organizzatore, una cosa nuova, anche un po' un format diverso, dovevamo annunciarla tra parentesi a breve, probabilmente va direttamente al 2021 perché a questo punto non ha molto senso. E mi piacerebbe davvero che la gente iniziasse anche poi a premiare, in realtà, perché molte volte la gente va solo per andare. Io sono speranzoso nella possibilità che dopo questa pausa si ritorni ad apprezzare, perché ci saranno sicuramente anche meno soldi in tasca alle persone, quindi magari di premiare l'evento che mostra di poter essere premiato. E soprattutto anche di non lamentarsi di... Perché per esempio io trovo tanta gente che si lamenta del cosplay. Io vedo tanti eventi che hanno una missione precisa. Facciamo un evento cosplay. Lasciateli stare, stanno facendo... Perché chi è quella persona che si può svegliare la mattina e dire questo non è una fiera perché ci sono solo cosplay? No, quella è una fiera che ha puntato a quell'utenza. Certo. Cioè, il senso critico... Io non so se è colpa mia o sono io che sono invecchiato, che è anche vero, perché l'altro giorno ho trovato quasi affascinante un cantiere, quindi questo dovrebbe farvi capire verso che strada mi sto... verso che strada mi sto, ahimè, avviando. Avvicinando. Tecnica, sì, avviando. Allora, è successa questa cosa che... Io, cioè, molte volte mi piacerebbe che la gente fosse più con un senso critico, cioè capire dove cioè cosa sta andando a vedere, perché tanta gente proprio lo ignora, cioè ignora completamente cosa fa,
cosa sta andando a vedere e perché lo fa. E soprattutto, se lo fai, dopo non lamentarti. Perché io non mi allora, se io vado in un cinema porno, non mi lamenterò dopo che non ho visto scene alla Kubrick. Cioè, sono andato a vedere un cinema dove praticamente un mega cineco, perché il porno che cos'è? Non è nient'altro che un cinecomics dove tutti vincono. Cioè, quindi bravo, non mi lamenterò, bravo, che non c'è il percorso. No, ma non in realtà è corretto, perché sono 5 minuti. Eroe. 5 minuti di dialogo inutili, il più delle volte, e 15 minuti e poi, di action. Boom, quindi, esatto, quindi direi che... Esatto. No, è una massima assoluta. Grande, Pino. Scusa, Pino, non volevo... Grazie, grazie. No, no, vai tranquillo. Allora, dai, però io voglio... visto che ci troviamo, dobbiamo anche chiudere a breve, mentre Andrea finisce questa bomba. Sì, infatti. Vabbè, vorrei... Tu ti sorprendi, oramai non mi sorprendo più di Andrea. Io sono appunto, come dicevo prima, un po' sopraffatto. Allora, dovete sapere che tra me e Andrea c'è anche un rapporto lavorativo ormai da tempo, e oramai Andrea è proprio, io me lo gioco come certezza assoluta. Anzi, io posso dire, questo mo gli farò un complimento e me ne vergognerò sempre. Te lo rinfaccerò per il resto degli anni, soprattutto. Me lo rinfaccerai per il resto degli anni. Che io, quando ho conosciuto, noi ci siamo conosciuti, Andrea è stato uno dei primi a credere in me, perché era veramente una figura abbastanza borderline. E io ho creduto, io sono praticamente colui che ha curato per un sacco di tempo la comunicazione di Andrea, e varie situazioni tipo proposte di fiere e tutto il resto. Io ero arrabbiato con Andrea, e lui te lo può confermare all'inizio, mm-hmm, perché un talento così cristallino fosse meno conosciuto di altri. Mm-hmm. Cioè, io fu la prima cazziata che gli ho fatto. Si può dire cazziata su Twitch? Sì. Si può dire, si può dire. Anche perché l'ho già detta due volte addirittura. Quindi ormai. L'ho già detta due volte, quindi era difficile. Cioè, per me è una persona ed è uno dei miei vanti, cioè il fatto che noi parlavamo prima della comunicazione e tutto il resto, aver avuto delle fiere che abbiamo avuto, una locandina fatta da Andrea, un'ospitata fatta da Andrea e tutto il resto, per me è stato uno dei massimi una delle massime soddisfazioni del lavoro da comunicatore che ho fatto, molte volte più della CAP, perché che con la CAP è facile, tanto in realtà la maggior parte del lavoro la fa la Marvel e la DC. Io devo solo sintetizzarla e portarla praticamente su schermo. Nel caso di Andrea o di alcune fiere, di quello che era andato a pescare, tutto il resto, lì magari c'era più farina del mio sacco, o di quello che è stato... Io con Andrea abbiamo fatto una cosa, Andrea e anche Pasquale Qualano, abbiamo fatto una cosa che si chiamava fumetto divino. Noi abbiamo parlato di fumetto, abbiamo fatto una performance artistica all'interno di un wine bar e c'era un sacco di gente. Cioè, l'idea è sempre quella di divertirsi e di portare un messaggio. Cioè, io probabilmente sono più, cioè, anche se io potrei sforzarmi a essere anche più di contenuto, certe volte penso semplicemente che io leggo fumetti perché mi piace. No, perché mi sento, sento Shakespeare quando leggo fumetti. Il 90% dei miei fumetti li leggo sul divano o seduto sulla tazza di un cesso. Bravo. Quindi bravo, non è che l'Otello non lo leggi sulla tazza del cesso, capito? Cioè, c'è anche un limite, nel senso lo recidi sotto la doccia l'Otello. Il fumetto è bello? Il fumetto è bello perché c'ha un messaggio. Per esempio, Frank Miller era perfetto in questo. Frank Miller in Rinascita, in Born Again, ti dà il messaggio di un uomo che può farcela con i suoi piedi, ma non si dimentica che alla fine dei conti sta parlando di Daredevil. Questa per me è la cosa più fascinosa di un fumetto. Quando ti dici graphic novel, ti metti una medaglia al petto che non sempre, al 90% delle volte, la gente che mi dice graphic novel, vado a leggere quello che ha fatto e probabilmente non merita neanche il concetto di carta straccia, e qui sono cattivissimo, lo so. No, ma è vero. Lo so,
Quindi permetti agli altri di definirti, qualcos'altro. Cioè, sì, certo, un altro senso, per il momento tu rimani quello che sei. Io, cioè, se io sono rilancio, un cazzaro, un grande cazzaro. Vai, vai. No, no, vabbè, il senso che io poi mi arrabbio. No, vabbè, è chiaro, però dico, il discorso che faccio è un altro, io, molto più semplice. Me ne accorgo anche quando ne parlo con la fiera e poi mi prendo anche io delle discussioni, ma il vero discorso è, io quando intendo graphic, il fumetto è fatto di una serie di sapienze, di conoscenze anche tecniche che tutti dovrebbero, cioè chi fa fumetto dovrebbe avere, e poi giocare con quelle regole in generale, non grammatica. Ah, io non so disegnare, quindi faccio la graphic novel, o io non so scrivere una sceneggiatura e quindi mi posso, o lo storytelling, cioè il fumetto, ogni volta che uno critica un fumetto lo dovrebbe criticare in base a tutta una serie di step che devono essere fatti in generale quando si fa, è come fare un film, cioè tu hai tutta una serie di step. In linea di massima, in Italia ma anche in altre parti del pianeta Terra, quando si parla di graphic novel, uno di questi step o più di questi step in realtà non ci sono. Non ci sono, sono proprio fatti coi piedi, scusatemi, ma è così. E poi diceva, ma non ti è piaciuto? No, fa schifo. Fa schifo come fumetto, perché quello è un fumetto. In linea di massima, quello è un fumetto. Non è che siccome non sai disegnare, non sai scrivere una sceneggiatura, non hai lo storytelling. Cioè, quando Eisner si diede l'appellativo di graphic novel, comunque stiamo parlando di uno che, scusatemi, ma sottoteneva le palle. Lui e Alex Toth sono gli esempi massimi. Cioè, stiamo parlando di gente che comunque se li davi da fare, cioè, faceva The Spirit, faceva altra roba. Adesso invece si usa graphic novel quando io in realtà su una mainstream non ci posso andare a lavorare, e quindi io faccio la graphic novel perché tanto il mio segno è autoriale. Andate a cagare. Andrea, dal tuo punto di vista volevo chiederti se appunto il tuo essere scatenato in questo senso qua è anche appunto legato alla distribuzione, che prima in chat hai detto, allora, appunto, che la distribuzione in Italia ma anche in altre parti, in Italia è un grosso problema. Ma non lo dico anche rispetto proprio al cinema e a tutto il resto. Innanzitutto non ci sta mai una campagna seria di educazione al visivo. Bravo, al guarda, visivo, hai colto la mia seconda domanda, che era esattamente, cioè, questa, quindi vai pure. Quindi non essendoci una grossa educazione in Italia sul visivo, per cui poi uno, anche quando va al cinema, in realtà si va a vedere più o meno sempre le stesse cose, e i botteghini, poi dice, ah, c'è anche crisi nel settore del cinema, è perché io non posso gareggiare con, che ne so, mo faccio un esempio banale che mi riguarda personalmente, il film su cui ho lavorato, non è mio il film su cui avrei lavorato, su cui ho lavorato, doveva uscire in 220 copie, in tutta Italia, ok? La Pixar esce con 800 e passa copie. 800 e passa copie. Il che vuol dire che hai una distribuzione di 4 volte superiore. Certo. E tu, soprattutto se vai in multisala, probabilmente ci stanno due sale dove c'è un film Disney e forse il mio non c'è nemmeno. Questo io adesso faccio proprio un discorso così di conteggio facile. La stessa cosa succede nei fumetti, succede nella discografia, succede in qualunque cosa, cioè se sei uno forte, un mainstream, o comunque uno che ha i soldi da investire, non hai problemi a fare promozione, a fare anche una distribuzione capillare, e sono cose che costano. Se voi pensate che in realtà su un libro il 50% va alla distribuzione, poi vabbè, ci deve guadagnare anche la... Sì, io sono stato buono, non volevo inferire ancora di più. Quindi, quando voi comprate un libro, se volete proprio saperlo, allora voi comprate un libro, facciamo un esempio facile, che è tutti un conteggio facile. Allora, io compro un libro da 20 euro, ok? Considerate che il libro su 20 euro, 10 euro vanno in distribuzione. Poi, vabbè, il distributore deve pagare il furgone che deve mandare il fumetto, deve pagare il garzone che scende il fumetto dal camioncino e tutto il resto, c'è la libreria che ci deve guadagnare, va bene, sono 10 euro. Poi ci sta l'8% che va all'autore, sempre di quel 20, delle 20 euro. Poi c'è il costo fisico del libro, perché poveretto, l'editore l'ha pagato quel libro, cioè nel senso, non è che la tipografia... Certo. Hai capito? Cioè, quindi c'è un costo fisico Non funziona così. No, a me, io ci ho provato un paio di volte.
Non ti dico dove è uscita. Io non ti dico da dove è uscita l'aria, però insomma, e non era proprio un libro, ma comunque. Vabbè, se continui così, a breve mi dirai anche che il computer non fa da solo quel disegno che stai facendo tu. Esatto, no, questo lo fa. Io questo in realtà lo tengo registrato. È un video che hai scaricato. È un video che ho scaricato in tutorial che ho fatto. E quindi. Allora poi in realtà all'editore di 20 euro vanno 3,60 euro. Con quei 3,60 euro dovrebbe pagare eventualmente una promozione, un'altra roba, un ufficio stampa. Cioè stiamo parlando di costi che, per avere poi un libro distribuito male, a metà, calcolando che si piglia il 50%. Quindi il vero problema non è tanto il costo fisico del libro, il problema è tutto un circuito che funziona male. È tutto il circuito che funziona male. E quindi non c'è mai un circuito virtuoso, ecco, un lavoro virtuoso dietro a un libro o a... Chi è che si può permettere di avere dei prezzi contenuti? Chi come Bonelli, per esempio, scusate se faccio i nomi, la carta è la sua, la tipografia è la sua, la distribuzione è la sua, rimane tutto interno. E allora io posso mantenere e ammazzare i costi. Però per avere una distribuzione interna io devo fare almeno 40.000 copie di ogni fumetto che, certo, faccio. Cioè stiamo parlando sempre di costi per il singolo fumetto, che anche se voi, cioè, dietro a un albo di Dylan Dog, in realtà ci sta un investimento, e stiamo parlando mensilmente per ogni testata, di quasi 100.000 euro. Cioè, non è che stiamo parlando di, ah, sai, all'editore è costato 3 lire sto costo. Cioè, certo. No. Quindi è tutto un circuito. Poi noi siamo arrivati completamente impreparati al coronavirus. Tutte ste twitchate, tutta sta roba, onesto. Dopo 15 giorni, io e Pino ne abbiamo pure parlato, scusate la terminologia, ma un po' è anche noioso sentir parlare le stesse persone delle stesse cose. Sì, direi. Mo siamo in fase 2. Si crea un loop. Si crea un loop. Non lo so. Oltre che infinite sovrapposizioni inutili. Esatto, oltre a un Pornhub oramai che devi arrivare a pagina 55, sì, per trovare una pagina. Ieri sera eravate 700... Ieri sera c'erano 700 persone in live, cioè tipo aprivi la pagina di Twitch e più o meno di amici miei erano quasi tutti in live. Ho detto, ma chi cazzo li guarda? Cioè, esatto, cioè, certo, se poi siamo tutti in live. Anche queste domande. Se siamo tutti in live a chi questo punto, e soprattutto a me viene da dire una cosa, ma se siamo tutti in live chi sta faticando? Cioè, in realtà, se io mi dedico il mio tempo alle live o a una Rocco cosa Casalino. Genere. Rocco, sì. Casalino sta lavorando per tutti quanti noi. Ah, ok, va bene. Non so se è una cosa che ti fa piacere. Andrea, è toccato un tema, però per me è molto, molto interessante, che anche Pino prima più o meno l'aveva accennato, era la domanda che volevo fare. C'è la questione dell'educazione visiva. Quello che ho sentito, che parlando con Frecht da un punto di vista proprio di sceneggiatura, lui parlava, sì, di determinata grammatica del fumetto, che, certo, però è sconosciuta, mi spiego. Dal punto di vista cinematografico è un po' più facile che uno abbia un codice, che sia magari la scrittura, che sia la luce, che sia la regia. Cioè qualcuno ha delle passioni, no? Ce ne sono tante, che però sono dichiarate. E quindi uno può dire, vabbè, un film di merda, però ha una bella regia. Oppure un film rigirato male, ma con una bellissima sceneggiatura. Cioè, poi dopo ci si riempie la bocca di opinioni, chiaramente. Sì, è chiaro. Però, ma poi Pino lo sa come io valuto i film, per cui lui lo sa perfettamente. Lui è terribile. Con la risata maligna. Sì, sicuramente. C'ho un secondo, un aneddoto incredibile. Così sfrutto anche l'occasione per salutare Maurizio Merluzzo e Paolo Cellambane. Grande, ma perché stanno venivo invitati all'anteprima. No, li salutavo. Scusami. Anche perché il loro film, tra parentesi, il loro film è anche su Amazon adesso. Io collaborai al crowdfunding di Cotte Frullato e ci invitarono all'anteprima che hanno fatto a Napoli. E io portai Andrea. Tra parentesi, si erano già conosciuti in via tutto il resto. Andrea, dopo siamo andati a bere e a mangiare tutti quanti insieme. E questa sarà quella cosa che ancora mi mancherà di questo cazzo di coronavirus, quello che succedeva dopo, durante, sia agli eventi che alle fiere. Andrea, allora,
Paolo fece l'errore, Paolo e Maurizio fecero l'errore di dire: Andrea, ci dici cosa pensi? Loro pensavano che Andrea si sarebbe limitato a 2 minuti di descrizione. Invece Andrea si ricordava il film frame by frame. Fece un'analisi allucinante, fantastica, loro infatti apprezzano tantissimo. E anche cioè, sull'utilizzo delle luci fredde e le luci calde. E ti dico di più, invece poi ho fatto l'errore godurioso e quasi da margiasco di portarlo a vedere Justice League. Orca. Eravamo io, lui e altri amici, di cui il pitone, che salutiamo perché ci sta seguendo, no? E una sala di 20 persone, Andrea è riuscito a ridere dal primo all'ultimo minuto, facendo ridere anche noi, però a uscire dal cinema i nostri commenti sono stati molto più apprezzati del film da parte degli altri utenti che erano lì con noi, perché fu una roba improponibile. Quindi, allora, viva la Snyder Cut! Così guarda, io ero quasi tentato l'altro giorno, non mi ricordo, mi sa su Netflix, di rivederlo, cioè di mettere play, di chiamarti, di girare l'iPad come facemmo per Adrian e di fartelo rivedere insieme a me. Capito? Ero molto tentato l'altra sera di fare questa cosa, pur di sentirti vicino. Lo faremo, Andrea, lo faremo insieme. Che bello, già sto contando i giorni. Allora, ritornando un attimo velocemente alla domanda. Sentite, e sarebbe forse necessario, perché io poi sono una persona che arriva dal mondo del teatro, quindi questa attività qua conosco che è un problema da come dire, che viene, si cerca di risolvere quotidianamente, educare il pubblico a leggere e a decifrare il bello, cioè va bene che si facciano film a copie, va bene che si facciano tutti gli incontri di questo mondo, ma se io dopo non so vedere se quello che adesso Andrea è un bel disegno, un brutto disegno, ma semplicemente per il fatto che lo sta facendo Andrea Scoppetta, lo dico wow, è bello. E questo infatti non è corretto, cioè nel senso che io potrei fare anche una bella schifezza e deve essere una bella schifezza, cioè è come Lynch. Esatto. Scusatemi, quindi... io non mi tengo il cecio in bocca, ma è come Lynch, cioè se fai una schifezza, hai fatto una schifezza, capita a tutti di fare una schifezza innanzitutto, certo. Quindi non vivere mai secondo me con l'ansia da prestazione, cioè uno sa che sa disegnare e sa che nella propria carriera ci saranno delle cose belle, delle cose meno belle, delle cose molto brutte. Guarda Nicolas Cage. Certo. Le cose molto belle si contano, però diciamo che... lui è un bel esempio sicuramente. Lui cita Nicolas Cage, io stavo per citarti Maurizio Costanzo. Pensate come stiamo messi male. Esatto, Maurizio Costanzo è colui che ha scritto Se telefonando, che è una gemma incredibile della musica, ma è anche quello che ha scritto la sceneggiatura di Troppo Belli con Costantino e Daniele. Che ricordiamo, anche questa cosa. Che ricordiamo una cosa bellissima, quel film è entrato nella top 100 dei film da non vedere in assoluto nella storia del cinema. Nel mondo. Cioè, calcolato, capito? Cioè, calcolate questo. Cioè, comunque, Maurizio Costanzo ha fatto una cosa bellissima. E per un allora, qua entriamo però in un discorso che è difficile. Perché, per esempio, io il molto bello e il molto brutto in estetica, anzi, il bellissimo e il bruttissimo in estetica sono la stessa cosa, per esempio. Cioè, la bellezza, le cose belle, o comunque la valutazione oggettiva del bello, si fa su un cerchio, per cui molto bello sta a ore 12, il bruttissimo sta a ore 12. Sbagliare tutto è difficile come fare bene tutto. Da qui posso andare avanti, visto che sono un cultore non del trash ma dell'orrido, direi. Perché? Perché in realtà ti serve per... Abbiamo fatto le maratone di Adrian. Vabbè, questa è poesia però. Qui arriviamo a dei livelli proprio che io rimpiango. Da dove è Adriano Celentano in tutta questa quarantena? Non ci doveva salvare lui, a parte un concerto del 2007. Beh, lui è immune. Sì, va bene, appunto, per questo lui potrebbe fare John Louis 2 adesso, capito? Lui che viaggia da Milano verso la Sicilia. I want to know. Esatto, capito? Sarebbe bellissimo. E
un po' la colpa dell'estetica, io la do sempre anche alla scuola. È un problema proprio che non tutto quello che è visivo nella scuola italiana è sempre considerato un po' di serie B. Di serie B, ma vogliono togliere via anche la storia dell'arte in tutto ciò. Esatto, perché c'è una dominante forte della scrittura. Tutta quella che è la tradizione scritta, che poi è corretto, io sono d'accordo anche, e sono anche ancora molto d'accordo sull'imparare le lingue morte, mi dispiace, ma io su questo sono molto un classicista, però tutto quello che è il visivo, che oramai fa parte della nostra vita, non viene per niente considerato. Cioè io proprio ieri ho fatto una lezione sulla regia, cioè ho fatto lezione, mentre spiegavo un attimino la regia e tutto il resto, ho fatto rivedere la scena finale di Matrix, il primo Matrix, l'unico vero Matrix. E perché ne esistono altri? No, non lo so. Io non... Ma perché Guerre Stellari dopo episodio 6 ne hanno fatti altri? Va bene, comunque... No, hanno fatto direttamente il 4, 5 e 6. Non esiste. Hanno fatto direttamente quelli che ho visto io al cinema quando ero piccolo. 4, 5 e 6. Poi 4, 5 e 6, Guardiani della Galassia 1 e 2. Basta, che è lo spin-off per i due. Esatto. Il concetto del visivo vai educato, come il teatro, come il cinema. Io devo ringraziare i miei genitori che, essendo appassionati di cinema, mi hanno avvicinato. Mio padre non vede, per esempio, i film per televisione. Lui in televisione vede solo lo sport. Quindi, soprattutto quando io ero piccolo, io andavo al cinema tipo 3 volte a settimana. Vabbè che il cinema non è come adesso, non costava 8 euro, non costava, non era una cosa che era improponibile, impossibile da fare adesso. Quindi io andavo al cinema 3 volte a settimana. Certo, ero bambino piccolo, quindi andavamo a spettacoli anche delle 4:30, delle 6:30, usciva dall'ufficio. Eri piccolo, ricordiamolo. Ero piccolo proprio. Parliamo non lo sanno, tu eri ricchissimo, io invece ero con la povero, persona, anche perché io e te abbiamo 23 anni in due, quindi voglio dire, noi siamo... Ah, in due addirittura? In due, perché adesso hai capito le cose... In due. A polpaccio direi che te ho 23 anni. E quindi io ringrazio... E poi mia madre mi spiegava i film, mia madre appassionata mi spiegava i film, ma è stata un'educazione che è stata lunga. Perseverante anche, cioè mio padre continua a fare l'abbonamento al Cineforum, sta soffrendo perché non può andare al cinema, quindi dipende, è un po' come il genitore che ti educa alla musica, altra cosa che certo. Per esempio in Italia la musica si fa in terza media, cioè alle medie poi esatto. Con quel cazzo di coso che sbavava dappertutto, la fisarmonica, come si chiamava il... Quella specie di pianola che soffiavi. No, il clarinetto già sarebbe stato... Aspetta. La diamonica che tu facevi... dovevi avere due polmoni così... una ciotola per la bava. Col coronavirus. Sì, no, vabbè, sarebbe stato... finita per quella roba là. Meno male, guarda, io me lo auguro così, la Bompiani può darsi che leva quei cosi schifosi, io mi ricordo dei momenti atroci di quella roba là. Bambini che prendevano l'herpes perché si scambiavano quel tubo malefico, vabbè, una cosa terribile. Però, dopodiché, fatta alle medie, la musica viene completamente levata. Perché non mettere dei testi anche della musica nostra, cioè tipo un Lucio Dalla, perché non si potrebbe studiare in poesia all'ultimo anno di liceo? Ma io dico delle cazzate così per dirle, però, cioè, non vedo perché un De André non si debba studiare. Eppure non c'è. Allora poi non possiamo lamentarci se io mi sento, non lo so, sulla musica. Ma quello che dico io però è senza andare sui massimi sistemi del mondo, nel senso che noi non possiamo governare il ministero a cinghiate, però possiamo fare Pino e Andrea e Corrado, cos'è che possono fare oggi o domani affinché le persone apprezzino di più, o meno anche, se laddove è necessario, questo mondo così bello, così... In realtà conosciuto anche grazie ai cinecomic, belli e brutti che siano, ma conosciuto superficialmente. Trasmettere la passione e la gioia di quello che noi facciamo. Guarda, è una cosa che succede molto nel fumetto, cioè nel settore più che altro del fumetto, che c'è molta invidia. Questo lo so perché è un discorso, anche questo con Pino, affrontato più volte. Cioè... quando io incontro gli altri miei colleghi illustratori o che lavorano nel cinema,
Non c'è mai quella cosa un po' da gallo sulla monnezza. No, io sto facendo questo. La gente fatica. Cioè, quello è il lavoro. Sì, sì, sì. Questo è il lavoro. È il lavoro. Non c'è mai un atteggiamento da... Ah, io sono meglio di te. No, ma perché tu fai questo? Io non sono stato preso. Ma io non capisco. Ma è di là. No, quello è il lavoro. Questo per noi è il lavoro. Ma io non capisco è la base di qualsiasi ragionamento. Esatto. Io non capisco... A tavolo, dove ci sono almeno... 6 o 7 del settore. Scusate, uno io metto, che ti dice metto questa cosa tutto, arriva immediato. Mi vengono in mente comunque i Griffin in questo senso, quando prendono in giro gli italiani dicendo: se ci fossi stato io in quella situazione lì, quella che è tua, ma se ci fossi stato io, esatto, le cose sarebbero andate molto diversamente. Molto diversamente. Invece io dico, io mi diverto nel fare questo lavoro, ok? Quando incontro anche le persone in fiera, non è che io vado a dire, ah, io, cioè, compra questo, quello che diceva anche Pino, cioè io devo trasmettere semplicemente la voglia che ho di disegnare. E tutt'al più nel farti vedere il mio disegno ti potrei spiegare, ma così, ma in maniera divertente, anche perché ho messo il pupazzo, perché mi sono divertito a fare il guerriero, non lo so, stavo ripensando a Ghosts and Ghost, non so se qualcuno l'ha mai giocato, era un giochino vecchio arcade, sì, degli anni 80, sì, c'era Ghosts and Goblins, mi sto rivedendo tutta una serie di giochini arcade, ma perché non rifare una cosa del genere all'interno di un disegno mentre faccio una live? Può essere divertente, sì, bene, lo faccio, certo, basta, finisce. Non c'è, mi hai fatto venire in mente anche perché poi Colossus, la passione che trasmetti, anche la passione che trasmetti genera curiosità, certo, assolutamente. Quindi sì, poi con la curiosità la gente si informa su quello che vede, assolutamente. E appunto, quindi c'è una forma di, cioè quello che dicevo all'inizio, la forma di educazione del pubblico sulla grammatica, però, perché io sì, posso appassionarmi al fumetto, lo compro e lo leggo. È chiaro che dopo, col tempo, maturo una mia estetica, per cui dopo so dire secondo me se una cosa mi piace, non mi piace, funziona o non funziona. Però esistono, come diceva prima giustamente Andrea, delle grammatiche, cioè in base alla funzione nel cinema, se io devo raccontare il dramma, sì, di una persona, ci sono delle grammatiche per raccontare. Ma la grammatica non la deve conoscere il pubblico. La grammatica non è richiesta al pubblico. La grammatica è richiesta a chi la fa e a chi poi, i critici eventualmente e agli editor. La grammatica deve essere legata prettamente, cioè a chi scrive il romanzo, a chi scrive, io devo leggerlo, ne devo usufruire, no? Io ho un prodotto, mi devo gustare il prodotto. Se il prodotto è scritto male, sto parlando di un romanzo, allora è scritto male. Ma il problema non è solo dello scrittore, il problema è di tutto quello che ci sta anche intorno. Però siamo nell'epoca dei prosumers, non siamo più nell'epoca del consumatore e basta. Cioè i produttori sono consumatori e spesso un ragazzino di 12 anni, giusto per dire, ma anche un ventenne o un trentenne che comunque gli piace il fumetto, domattina può essere il più grande critico digitale e non solo. Sono d'accordo, di però... questo settore. Però poi devi vedere la validità di questa critica. Sai chi la dà? La validità di questa critica, secondo me, la dai nel momento in cui poi riesci ad argomentare quello che dici e non urlando quello che dici, perché molte volte critica online significa semplicemente darsi un tono e urlare più degli altri. E io non voglio fare il maestro di nessuno, non mi interessa neanche. Tanto è vero, io sono il primo a dire che io non sono un critico, io mi diverto un botto, lascio fare la critica agli altri. Molte volte leggo critiche e alzo il sopracciglio, ti dico la verità, perché dico ok, chi ti ha messo là? E poi un'altra cosa, sul fumetto, qui una cosa dico, sul fumetto sai perché non c'è ancora una critica che può essere simile a quella del cinema? Perché il critico fumettistico come lavoro in realtà non esiste davvero, pochissimi sono pagati per fare quella roba là, quindi fin quando ci si baserà su amatoriale, su un lavoro amatoriale, si prende il lavoro amatoriale, e questa è la verità, ed è una scottante verità, perché io posso prenderti 10 siti più famosi di critica e probabilmente 3/4 pagano decentemente una persona che scrive critica di un prodotto. Molte volte di questa gente conosco che deve arrangiare con altre cose.
Però questa è una cosa utile da trasmettere, nel senso che appunto comunque siamo in un settore già ristretto, che però ha un forte impatto, e Tupino sei il primo, uno tra i primi esponenti in questo senso qua, cioè di affrontare quello che le persone conoscono come comic, che appunto è quello più prettamente americano. Sì, però sai che c'è? Il mio problema è che io non ho questa grandissima pretesa di spiegare le cose. Io sono uno che vede una cosa, nota una cosa, magari la studia pure, e tende di trovare una chiave per dire: guardate che sta roba è fatta così perché questo è un figo, per esempio. Cioè, tipo nel rapporto tra me e te, quando io ti ho fatto vedere, tu mi hai detto: guarda, sai, io faccio grafica. Hai detto, guarda questa, mo per tornare al discorso che abbiamo aperto prima, guarda questa roba di questo Mueller. E tu hai detto, Madonna che bomba. Cioè, io non è che mi sono messo là a dirti, vedi, fa le infografiche per questo. Io ti ho fatto vedere una suggestione. Tu mi hai detto, chi è sto mostro? E io ho detto, guarda, questo fa questo e questo e questo. E lo fa per questo motivo. E poi il resto del percorso l'hai fatto tu da solo. Secondo me questa è una cosa, una chiave del web 3.0. Non è quella che tutti domani mattina possono essere critici, ma tutti domani mattina possono dare un contributo al media che amano. E l'ho tirata così. Mamma mia, io so i brividi. Comunque, Corrado, noi a breve dobbiamo chiudere. Se ti è piaciuto, lo sai, tu sei. guarda, tesoro, Quindi. guarda, mi fai proprio ancora come la prima volta, come la prima, è sempre come la prima volta. Amore, amore, non vedo l'ora di rivederti, Anche amore, io, ti manchi tesoro. tantissimo, veramente. Quindi, Corrado, se vuoi dire qualcosa di un altro motivo per cui io sono qua, Sì, capisci? beh, intanto vorrei chiederti perché sei. Perché c'è questo. Io vedo questo bellissimo sfondo di mattonelle bianche che mi evocano tanti spazi. Ma, come dire, sono tutti un po' osè, quindi non so come. Non so se si può entrare nel personale di Pino È Corso o no. semplicemente una cucina, è semplicemente una cucina di una casa fatta nel 1986, quindi dopo il terremoto dell'Irpinia, e se Opa. vai in tutte le case di questa vallata sono tutte identiche, quindi in realtà è solo questo. Andrea è stato a casa mia, è pure una bella casa, solo che se fai la strada per venire a casa mia sono tutte identiche. Cioè, punto io ogni tanto ho paura di aprire la casa di qualcun altro, cioè andare là con la chiave e entrare nella casa di qualcun altro. Allora, sono usciti tanti bei discorsi, sia con te Pino e poi dopo con l'avvento di Andrea, che appunto ringrazio di nuovo tantissimo, A per la partecipazione così tempestiva e B per insomma averci graziato di questo disegno che stai sviluppando. E cos'altro dire? In realtà di temi ce ne sarebbero un'infinità da dire. Andrea, qual è il tuo punto di vista sulle fiere? Visto che abbiamo aperto con le fiere con Pino, giusto due parole, cioè, anzi non fiere, scusami, eventi dal vivo. Prima hai già detto che per te è importante insomma, avere un contatto col disegno, con le persone. E cos'è che vorresti fare, rifare, che ti manca? Insomma, cos'è che. O Vabbè, che hai cambiato? le fiere, come ha detto anche Pino, per noi sono, allora, per noi professionisti sono l'unico momento anche di riscontro con il pubblico, che per noi è fondamentale, cioè noi in realtà questo lavoro lo facciamo perché vogliamo raccontare delle cose attraverso il disegno, un po' come i musicisti lo fanno attraverso la musica, solo che noi, a differenza dei musicisti, non abbiamo i concerti, non abbiamo i concerti, per cui noi non abbiamo mai il vero riscontro subito immediato, cioè casomai il libro mio è uscito a marzo e io di pubblico che l'abbia comprato, a parte qualcuno che mi ha scritto, devo sempre ringraziare, ma non è che ho un vero rapporto del senso, oh, ho letto il tuo libro, l'ho comprato, mi è piaciuto, figo, quando esce il prossimo? Cioè, tutto il contatto umano con il pubblico in realtà è tutto un contatto che ti serve Certo. anche per andare avanti, per continuare, per dire, vabbè, forse io non sto perdendo il tempo. Manca troppo questa Voi cosa qui e mi due. manca anche il fatto che nessuno abbia preso delle decisioni vere rispetto a come risolvere questo problema, che non sta a me, né tantomeno trovare le idee. Non a caso esistono i creativi anche per questo. Quando uno Certo. parla di creativi, parla sempre di gente che deve disegnare e inventare cose. No, esistono creativi che risolvono le guerre,
le guerre si risolvono attraverso i creativi. Quindi ce ne stanno veramente mille modi per risolvere, e tutti richiedono una cosa fondamentalmente: un minimo di investimento. Un minimo di investimento che possa essere. Allora, in Italia ci sta il cosiddetto rischio di impresa, che nessuno si vuole prendere. Qua ogni volta il rischio di impresa viene chiesto probabilmente ai lavoratori. Io adesso, vabbè, qua vado proprio alla grandissima. Allora, scusatemi, qui l'Italia, se non è crollata, non è per la direzione centrale, è perché tutti i lavoratori hanno continuato a fare il loro lavoro. Quindi in realtà non c'è stata nessuna struttura verticale che abbia consentito la ripresa o che consentirà la ripresa. C'è sempre una struttura orizzontale in Italia. Cioè ognuno si deve fare la propria esame di coscienza e dire va bene, io se faccio così poi dopo posso continuare a. Ma non perché dietro ci stanno mamma e papà che mi stanno proteggendo. Io come Pino non sono per l'assistenzialismo statale, assolutamente, però un minimo di struttura io la voglio. Cioè io la struttura ci deve stare. Se devo continuare a insegnare... Io se devo continuare a insegnare, è la struttura centrale che mi deve dare i mezzi per continuare a insegnare, non mi devo preoccupare io di come trovare. Invece qua ognuno si è trovato i propri mezzi per continuare a fare il proprio lavoro nel miglior modo possibile. Quindi uno dovrebbe dire solo grazie italiani in generale, prima. Uh-huh. È la stessa cosa, quindi il rischio di impresa. Il rischio di impresa vuol dire investire una cifra tot, pensare che la propria idea sia valida, puntare sulla propria idea e rendere quella idea prodotto. Qua quando uno c'ha un'idea, subito la prima cosa, no, costa troppo, no, non si può fare, no, non è così. Sì. Funziona così, funziona che io ho un'idea, quanto costa, ok, vediamo come fare per pigliare questi soldi, e poi, ma anche se non lo è, cazzo, ho sbagliato. No, ma dipende qual è il concetto di efficacia, cioè ci sono diverse efficace. Sì, è ovvio, però torniamo là, rischio di impresa. Io se voglio fare l'imprenditore... e o voglio fare una fiera e voglio fare una cosa qualsiasi, significa che devo investire dei soldi. Per forza. Per forza. Qualunque io idea voglio fare, devo investire dei soldi. Questo funziona così. Quindi io mi dispiace che da parte di nessun organizzatore io abbia visto delle idee valide o delle idee che possono essere risultate interessanti per chiunque. Perché poi... anche là uno deve vedere proprio a maggior ragione il Covid ci ha dimostrato un'altra cosa, che il tempo nostro ha un valore preciso, che è anche economico. Quindi uno deve valutare qualsiasi cosa quando ha in mente un'idea. Non lo so, Pino, probabilmente spero che la pensi come me, o comunque che poi non è chiaro che su alcune cose io e Pino anche più pesante, lo so, se no le nostre discussioni non durerebbero quei 120 minuti ogni volta che ci sentiamo, però io ci vado anche più pesante, cioè qui non è solamente una cosa di rischio di impresa, è anche di pigrizia, certo, perché diciamoci la verità, e questa ora sarà quella roba che mi farà almeno nemico 2-3 persone, ma probabilmente mi darà altrettanti, diciamo, persone che diranno no, ma sai che forse non ha sbagliato, perché poi devi sempre lavorare su questo bilanciamento. Tanta gente nel settore delle fiere, quindi chiudiamo anche questo cerchio per la diretta che abbiamo tirato anche bella lunga, tanta gente stava aspettando notizie da San Diego per capire cosa fare dopo, dimenticandosi che San Diego può tranquillamente fare, come ho detto prima, un anno senza farla. San Diego può farlo, perché San Diego ha dei bacini di denaro e degli sponsor giganteschi, e non sono arrivati solo perché lì stanno in America, sono arrivati anche perché loro in 30 anni di lavoro hanno lavorato in una certa direzione. Qui possiamo dire la stessa cosa di San Diego, che noi no. Quindi è arrivato anche il momento non solo di rimettere direzioni artistiche serie sugli eventi, che possano essere... Io sono dell'idea che la direzione artistica serve anche per l'evento cosplay, perché magari inizi a farlo tematico, inizi a prendere un certo tipo di pubblico. Sono dell'idea che la direzione artistica serve anche se fai un evento solo youtuber, e come esiste anche per fare i fumetti. Cioè, nel senso,
ancora a maggior ragione se fai un evento misto dove la direzione artistica è fondamentale. Ma al di fuori della direzione artistica è arrivato il momento di iniziare a fare dei business plan seri, se volete che questo motore delle fiere, che per un po' di tempo, un po' di soldi alla gente l'ha portato, abbia ancora senso. Altrimenti, tranquillamente, ci richiudiamo nelle fumetterie, torniamo, certo, a fare le nostre cose e magari iniziamo a fare anche è uscito Endgame, non ci vado più al cinema a vedere quello. Che può starci se tu hai già una tua cultura, ma se lo vai a dire a una persona che in realtà segue quello, è che è l'unico bridge che ha, perché io vedo anche, io faccio anche dei pon per i ragazzi terrestri, per esempio Spider-Verse nell'universo, che è un film di animazione, è stato bellissimo, tu non hai idea di quanta gente ha iniziato a parlarmi di Spider-Man dopo che ha visto di Spider-Gwen, di Miles, dopo quella roba là, che poi mi fanno tutti i sommelier di sta cippa, ed è la stessa gente che i manga l'ha iniziato a vedere perché vedeva Dragon Ball a ora di pranzo su Italia 1. Cioè, iniziare a prendersi meno seriamente ed essere bravi a essere seri sulle cose serie. Io vedo che qui la gente fa la seria sulle puttanate e la superficiale sulle cose che in realtà dovrebbero essere prese in maniera seria. Questo è il mio pensiero e la voglio chiudere qua, perché sennò diventa davvero troppo polemico, e Andrea sa che se c'è un motivo per cui io non faccio YouTube, perché sarei bannato dopo un minuto e mezzo. No, sarebbero i tuoi hater a bannarti, non ti preoccupare, non sarebbe la piattaforma. Sì, lasciali fare. Come dice il buon Delli, un hater vale quanto 3 follower. Ah, sì. Ma come diceva anche lo stesso Berlusconi, non è parlare bene, basta che Berlusconi se ne doveva, ogni elezione doveva perdere. Berlusconi doveva perdere ogni elezione e poi puntualmente vinceva. Quindi questa roba qua è ancora da spiegare. Ah, sì. Comunque, Corrado, la storia insegnerà. Dai, che dobbiamo. No. Sì, penso che insomma, effettivamente era. Cioè, 2 ore sono state stupende. E io andrei avanti veramente ancora, l'invito anche semplicemente per guardare Andrea che continua a disegnare, devo essere sincero, quindi però mi rendo conto che ci siano impegni extra da rispettare. Io ti inviterei, Pino, per pensare a quella cosa lì di una bella live-ona che non ti veda chiaramente necessariamente partecipe per tutto il tempo, ma prendiamola seriamente. E poi possiamo dire qualcosa? Qualcosina, possiamo dirla? Qualcosina, possiamo farla? Ci provo io senza fare teaser. Ci provo io senza fare teaser. Ma creando hype. Allora, ma creando hype. Un anno fa io e Corrado ci siamo conosciuti. Ci siamo presi in giro subito, poi ci siamo rivisti, è nata un'amicizia diversa. Lui lavora con un sacco di persone che mi stanno molto a cuore. E poco prima della quarantena è balenata un'idea che io, a cui entrambi siamo molto entusiasti, l'abbiamo buttata a terra, ci piace molto, è una collaborazione tra Corrado, tra Polignani e Cup of Pino, di cui il primo frutto lo vedrete annunciato a inizio giugno, ed è una roba che io considero un piccolo guilty pleasure per chi ha seguito la Cup in questi 8 anni, un piccolo esperimento di comunicazione alternativa al mondo del fumetto. È anche un piccolo gioco di design dove ha collaborato anche una persona che è qui e non siamo né io né Corrado, quindi è difficile capire di chi stiamo parlando. Non lo so, non lo sappiamo. Che annunceremo a inizio giugno. Io ringrazio te, Corrado, perché ci hai voluto credere in questa cosa e per il coraggio che hai avuto, perché io sono veramente un anarchico quando lavoro, tu lo sai. Diciamo, però io ti ho visto molto contento del risultato che sta uscendo fuori, quindi ne parleremo tanto. E in realtà è collegato anche, questa è l'unica cosa che posso dire davvero, è chi mi segue da anni sa che io gioco molto con la parte mia nerd e la parte mia di casalingo disperato.
quindi è l'unico bridge che posso dire, vabbè. Allora, guarda, io ti intendo ringrazio Andrea che fa queste comparsate bomba. La verità è che non vede l'ora che ci rivediamo, quindi ha fatto di tutto per esserci, perché è così, lui è fatto così. E tra parentesi, il disegno mi sa che dopo lo pubblica sulla sua pagina e io ho quasi sicurezza che lo pubblicheremo sulla sua pagina, semplicemente perché la sua pagina la curo io. Quindi è più facile per me fare questa cosa. Esatto, esatto, sì. Ah, ma è stato, ci siamo divertiti, io pure mi sono divertito molto. Sì. Quindi quando volete. Vabbè, ma penso che appunto sicuramente dopo giugno un altro esatto, c'è qualcosa che esatto, che mi dice che che questo che dobbiamo inizio. Tornare, che dobbiamo abbiamo fatto un'introduzione di però verrò con i capelli tagliati. Che sta, ma io pure, io giovedì. Questo è un teaser. Questo è il teaser del trailer del teaser del trailer del teaser del trailer del teaser. Però è tutto sommato, hai capito? Hai presente quando fanno su YouTube tutti i trailer di un film e alla fine dei conti hai visto metà film? Cioè noi abbiamo così. Detto tutto, abbiamo detto tutto senza dire nulla. Esatto, esatto. Veramente, Pino e Andrea, io vi ringrazio con tutto il cuore. Grazie. Ci vediamo quindi fra una quindicina di giorni, penso, più o meno. Okay. E grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa diretta. Ci vediamo domani. Ci sarà, beh, è bellissimo tra l'altro che domani ci sarà un'altra diretta di disegno con Ari De Rizzo, che lavorerà sul libro che sta facendo con Rick Dufer. Quindi domattina alle 11 qua ci sarà Rick Dufer e Ari e parleremo chiaramente di filosofia, qualche segretuccio loro e poi ovviamente di disegno. Quindi vi rinvito tutti quanti a esserci e a seguire le pagine chiaramente di Pino, Cup of Pino, di Andrea Scoppetta su tutti quanti i social e di seguire anche i nostri video su YouTube e questa live qui verrà ricaricata poi la settimana prossima su YouTube, quindi keep in touch con tutti. Va bene. Grazie. Va bene. E ciao buona a tutti e grazie ciao. Per averci supportato. Grazie, ciao.